fare la... Buonasera, ultimo sabato di fatica, poi domani si capirà chi arriverà a fare compagnia a Spal e Brescia, stasera chi incassa 19 milioni, perché chi arriva secondo tra Atalanta e Inter prende questa cifra qualificandosi dietro alla Juventus, ma non soltanto questo, ci sarà anche da festeggiare il titolo di capocannoniere di Immobile, visto che Ronaldo non è stato nemmeno convocato dalla Juventus in Juventus-Roma, che si sta iniziando a giocare, ma soprattutto stasera sarà l'occasione per cercare di buttare un pochino più in là l'occhio sulla realtà fiorentina. Con chi lo facciamo? Per il momento lo facciamo con Gabriele Caldieron, labaroviola.com. Ciao Gabri. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Pino Calò, che si gode il suo Milan strabrillantissimo. Ciao sì, Pino. Quasi dispiace che finisca il campionato. Hai ragione. Non vorrei... Poi svegliarmi. Sono anch'io dispiaciutissimo, anch'io che finisca la stagione, dispiaciutissimissimo. Bugiardo. Greta Beccaglia al comando della nave di Mail & News. Ciao Greta. Ciao Giorgio, come sempre per interagire con noi a tutto col @toscanatv.com tramite sms WhatsApp al 342-1971-871. Mi posso permettere di fare un cappellino iniziale? Vorrei veramente ringraziare tutto lo staff di Toscana TV, oltre alla tua conduzione, a Greta e a Gabriele, perché anche dopo il periodo di pandemia, anche, cioè nel periodo di pandemia, per noi opinionisti venire qua è stato un, veramente un bel modo di combattere. Quindi grazie a tutti, perché insomma, secondo me... Grazie a te. È stato, io mi sono divertito un monte. Sì, io ho un concetto diverso di divertimento. Vabbè, ma lei ha detto Micheletti, però mi assecondi, deve dire sì. Sì, sì, è vero, hai ragione. Perfetto. Bellissimo, bellissimo così, giustissimo così, correttissimo così. E visto che ti sei arrogato questo diritto, l'Inter quasi in vantaggio, dimmi subito cosa ne pensi della riconferma di Iachini. È un'autorizzazione a sognare in grande, sognare uguale, sognare in meno. Direi non sognare. Non sognare. Non sognare perché Iachini è l'uomo del raziocinio, no? È l'uomo che crede nel lavoro, è l'uomo che non ti promette ma ti traduce in realtà il lavoro che la squadra fa settimana in settimana. Inter 1 Atalanta 0, gol di testa di Bastoni, no, D'Ambrosio, ancora secondo gol consecutivo, D'Ambrosio. Inter 1 Atalanta 0, vai. E il concetto è che io credo che Iachini sia veramente l'uomo del realismo, è un uomo che ti tiene con i piedi attaccati per terra e da un lato può piacere o meno, però di fatto il suo lavoro dalla ripresa del Covid ha portato la Fiorentina a salvarsi agilmente, anche per demerito degli avversari, però ad avere la miglior difesa del campionato da quando siamo ripartiti. E l'ha ricordato proprio oggi a chi? Sì, sul campo io credo che la riconferma la meriti, però riferito alle parole che sempre hanno speso Barone, Commisso e da quando sono arrivato qua, credo che la parola tradotta sia ridimensionamento, perché di fatto il tifoso della Fiorentina, che essendo tifoso è irrazionale, quindi autorizzato a sognare, adesso deve purtroppo ricalarsi in una realtà che forse credeva di aver dimenticato dopo la cessione di Della Valle. Cioè tu sei convinto che la riconferma di Iachini non possa lasciare aperta nessuna porta di, a seconda del mercato che verrà fatto, nessuna porta di ridosso, posizione UEFA? Ma io... Parte sinistra stabile della classifica? No, quella immagino di sì, anche in virtù della media punti che ha ottenuto, però se penso alle squadre che teoricamente sono davanti a livello tecnico della Fiorentina... Sono sette, quindi vuol dire che una deve fallire e prossimo anno allora avanzerei la domanda ai tifosi, chi secondo voi potrebbe fallire? Perché guardiamo ad esempio il Napoli che era partito male, poi è ripreso, ha preso Osimhen, attaccante da 70 milioni, però comunque ha già investito tanto. La Fiorentina, come minimo, senza cessioni, è già qui, deve prendere un giocatore per ruolo, di cui un attaccante che... Cioè un buon difensore, un buon centrocampista, oltre Amrabat, sì, e un attaccante almeno da doppia cifra. Credo sia strettamente necessario, perché insomma se penso che l'unico giocatore della Fiorentina in doppia cifra è Chiesa con 10 gol, di cui 3 fatti in una ex partita, mi viene da pensare, piccolo esempio, il Lecce, che ci si giocherà domani l'ultima speranza di salvezza, a 2 giocatori in doppia cifra, Mancoso e La Padula, quindi c'è qualcosa che non va. Decisamente sì. Pino, secondo te questo movimento di Commisso lascia intendere che Iachini è un momento di transizione, per cui
c'è poco tempo per fare la nuova squadra, si gioca subito, l'anno prossimo ci sono gli europei, per cui si va anche l'anno prossimo incontro a una situazione un po' particolare. È una convinzione, cioè un allenatore che è simile al presidente, per cui il presidente ha scelto in base a simpatie personali, Juventus ha segnato la Juve con Higuain. Sottoporta il tocco dopo una torre, tutto partito dal calcio d'angolo, sponda strana, per Higuain. Guarda, strana la sconfitta di domenica dell'ultimo turno a Cagliari, perché difficilmente la Juve non molla. Si è fatto male Gollini nelle file dell'Atalanta, Champions a rischio per lui perché il problema è a un ginocchio. Guarda un po' chi entra nell'Atalanta, Marco Sportiello, ex Fiorentina. Il problema per Gollini è più serio di quello che sembra. La gamba. Problema al ginocchio sinistro, era già, le immagini avevano già fatto vedere che stava uscendo sulla mancata uscita, perdonate il gioco di parole, sulla mancata uscita che poi ha portato al gol D'Ambrosio, aveva già urlato di dolore, per cui era proprio un dolore, un malanno preso in azione di gioco. Pino, nel frattempo sul gol della Juve ti segnalo, Giorgio, una dormita colossale della difesa della Roma. Cosa non nuova sul calcio piazzato. Fazio non esce sulla sponda di Rabiot, che di fatto è una ciabattata, come si dice in gergo, alla cieca. Higuain, affari spenti tutto solo, non ha sbagliato. Fazio, tra l'altro, che capito. Secondo me è solo il vice di Montalbano e non è un giocatore. Io penso che la conferma degli Achini, che tra l'altro noi avevamo in qualche maniera chiamata e discussa, non possa essere che una naturale conseguenza del momento in cui la Fiorentina ha terminato il suo campionato, perché se pensiamo a un mese fa non sarebbe stato così. Per cui, per tutte le considerazioni che avevamo fatto, c'è poco tempo per poter rivoluzionare una squadra, arrivare un allenatore con le sue metodologie, giocatori che magari questo nuovo allenatore vorrebbe. Penso che Iachini sia una continuazione di una transizione. Cioè, quest'anno anche il mercato è già stato avviato precedentemente, sempre con lui, perché quello che è stato preso a gennaio lui c'era già, e quindi in questo momento penso che sia stata la soluzione che non è piaciuta ai tifosi, perché non gli dà, non vedono speranze secondo loro di poter, non gli dà entusiasmo, diciamo. Però per quanto riguarda la dirigenza e per quanto riguarda, diciamo, gli addetti ai lavori, è la conseguenza più logica e più naturale, perché in fondo poi i risultati Iachini li ha portati. Vedo duro potersi inserire fra le prime 6-7, perché qualcuna di quelle che sono sopra dovrebbe fallire. Mi auguro che non sia il Milan un'altra volta, perché noi abbiamo già dato, e quindi vorrei che eventualmente Cicero prodomo sua subito, metti subito, no, dico, le mani avanti. Cioè, dura Juventus, Inter, Lazio, Roma, Napoli, Atalanta, Milan, e ce n'è 7, quindi basta. Poi, per inserirsi al settimo posto ci vuole che una di queste fallisca, e segnali in questo senso mi pare che la vedo dura, però non me la voglio gufare. Quindi tu hai detto ha segnato il Milan, sì, Milan 1, sì, sì, Cagliari 0, chi ha segnato? Leao? Ha segnato Leao, ancora Leao, o Leon, come si vuole. Ha sbagliato tra l'altro un Leao. Sì, ha sbagliato in regia il Cagliari in impostazione. Leao che insomma ha colpito il palo col piattone sul sinistro, rimbalzo tiri in terzo. Cepitelli? No, è Clavan, se non ho visto male. Ah, il famoso altro, Leao che danno in abbinata, non mi risulta, però lo vediamo spesso Clavan, che viene dato in abbinata a Paquetà a Firenze. Chi, però, Leao? Ho letto. Leao. Io non lo darei via. Visto che incomincia. Anche perché Visto che incomincia. Ma c'è tante partite, non importa. Paquetà, Leao per Chiesa, Milenkovic. No. Perché? Perché no?
Paquetà non mi serve. Leao sì. Se cedo Chiesa. Però io a questo punto io non Pioli sono... vuole Chiesa a tutti i costi, però ci sono degli ostacoli oggettivamente insormontabili. A. Uno. Il Milan ha stabilito di stanziare, virgolette, solo 100 milioni per il mercato. Briciole. E non Chiesa, 70. B. Rinnovato Iachini, ci sta che Chiesa abbia non voglia di più di restare a Firenze. Perfetto. C. Se commisso per far andare via Chiesa continua a chiedere 70 milioni, la vedo come sempre complicato. Non 70 milioni il valore, 70 milioni cash. Esatto. Che 70 cash. Milioni cash non cash, te li dà. Chi glieli dà? No, esatto. Allora, analisi tutte corrette. Poi ce ne aggiungo un'altra. Chiesa, a livello di modulo, gioca col massimo rendimento nel 3-5-2. L'uniche squadre ad oggi che in Italia fanno questo modulo, oltre alla Fiorentina che lo intervalla col 4-3-3, è l'Inter. Che non prenderà mai Chiesa. Di conseguenza, o si cede all'estero, altrimenti non vedo perché la Fiorentina debba essere costretta a dare via un giocatore sul quale la cura Iachini ha funzionato. È costretta che ho qualche remora ora. Cioè? Nel senso, mi pare che sia chiaro che la società non è costretta, è eventualmente per rispettare la volontà del giocatore. Ma la volontà del giocatore era quella di sì andare a Milano, però sponda nera-azzurra. Il Milan, ad oggi non mi risulta sinceramente, poi nel calciomercato tutto può cambiare, però ribadisco, non vedo perché la Fiorentina, sì, la volontà del giocatore che è importante, il procuratore, tutto quello che volete, ma Paquetà non serve. Leao, ok, però io non capisco perché la Fiorentina quando va a chiedere dei giocatori, la risposta è dateci cash e vedete Cammello. Quando vengono a chiedere alla Fiorentina, pur di dateci piazzare... Dateci Cammello che non vedete cash. Sinceramente, se proprio Chiesa deve andare, allora che le contropartite siano congeniali al gioco di Iachini, certo. E Paquetà assolutamente no, altrimenti soldi e basta. Ben arrivato anche a Michele Tossani, la gabbia di Orico.com. Ciao Michi. Ciao. Tutto a posto? Sei già in fibrillazione per domani? Sì, ora devo controllare bene l'orario. No, ma in fibrillazione per domani per Lecce? Bevo il tè e ho preparato la tazza per i biscotti. No, non è 20:45. La tazza per i biscotti, Iuri ci ha già detto che è una roba che gli fa schifo. Se dice lui, vediamo. Il campo c'ha lui però. Ma non c'ha lui in campo. Intanto andiamo da Greta per un cambio del risultato della quarta partita di stasera. Napoli-Lazio 1-0, poi ci sono tanti messaggi, soprattutto sulla questione della riconferma di Iachini, che ha svolto un buon lavoro, quindi la maggior parte dei tifosi che ci hanno scritto sono contenti. E una domanda per Pino Calò. Puoi paragonare la conferma di Iachini a quella di Pioli? Diciamo con valutazioni diverse, però hanno fatto un percorso similare. Cioè stanno finendo bene il campionato. Pioli era stato preso a Milano perché chiaramente dasse una svolta diversa. Lo ha prima dato nel gioco, perché indubbiamente nel gioco il Milan, però non riusciva ad avere i risultati specialmente contro le grandi. Poi improvvisamente dopo il lockdown c'è stato gioco e risultati. Vi ricordo che se non sbaglio è la seconda squadra in Europa che ha realizzato più gol. Per cui e quindi Iachini e Pioli gioco forza per tutta una serie di cose, nonostante il progetto Raggi, che tra l'altro si è liberato ugualmente dalla Red Bull, dall'Ipsia, per cui è attualmente disoccupato e disponibile, per cui se qualche visionario. Perché sei il procuratore di Ragnik tu? No, voglio dirti, no, ora lo faccio così un po' come battuta, cioè è lì, Ragnik. Lascialo, ma lì. Anche lasciarlo lì no? Molto probabilmente andrà in Premier. Dove va? Nella Premier, in Inghilterra. Ce ne faremo una ragione. Iachini più o meno ha fatto uguale. Iachini gli era stato dato il compito di venire via dalla parte destra della classifica, aveva ricominciato prima del lockdown a fare dei buoni risultati, dopo ha cominciato zoppicando e poi è finito un crescendo. Ora non so, l'ultima partita che ci sarà stasera, se non sbaglio.
Per cui direi che sono due figure simili, solo che a Pioli il prossimo anno non gli sarà assolutamente concesso niente, nel senso che deve avere come obiettivo la qualificazione alla Champions, per cui sarà costantemente sulla graticola qualora i risultati non dovessero venire. Iachini penso che abbia qualche margine in più di, allora, Michi, di poter sbagliare. Michi, mi piace questa parte finale di discorso di Pino che ti banalizzo, viperizzo in questo modo. Sì. Se tu dovessi scommettere su un possibile esonero, rischia di più Pioli o Iachini l'anno prossimo? Credo Pioli perché mi sembra che, insomma, la conferma di Iachini mi fa presupporre che non ci siano tutte queste ambizioni da parte della Fiorentina, quindi un campionato. Per te il rinnovo di Iachini è un rinnovo, diciamo, se ci fosse un elettroencefalogramma l'onda rimane uguale, non ci sono picchi, non ci sono up e non ci sono down, si rimane in quello che è ora. Sì, credo di sì, c'è una squadra che... Insomma, sono contenti i tifosi. Però, infatti ne stanno dicendo proprio questo anche i tifosi. L'hanno confermato perché aziendalista, non farà lui il mercato, qua sarà un problema. In più meglio così, meglio Iachini, meglio non sognare, non rimarremo così delusi. Non sogna, ci sta, se non sogni subito, se sai già che non devi sognare, poi non ti vedi sudato. No, ma infatti questo mi sembra un ragionamento anche abbastanza corretto. D'altra parte appunto, il rinnovo di Iachini non fa presupporre dei grossi cambiamenti. D'altronde in questi mesi di progetto si è parlato, il progetto è solo dello stadio, ma di roba tecnica non si è detto nulla. Ma probabilmente la roba tecnica credo che vada di parissimo passo con lo stadio. Ma lo stadio non lo fanno domani, sì. Un po' ci vorrà, sì. Nel frattempo è che si naviga a vista. Questo è il grosso dubbio che animerà l'estate viola. Perché è stato scelto Iachini? Qual è la finalità di... Al di là che la riconferma possa essere umanamente e professionalmente corretta, perché come dici... Pino, vado avanti, però prima voglio farti una domanda. Tu, da dirigente sportivo, avresti riconfermato Iachini? Da dirigente sportivo quale sei stato noi a livello di Serie A? In questo momento non abbiamo tutte le carte a disposizione. No, ma tu sei nella stanza dei bottoni della Fiorentina. Dipende da tante cose, dipende dagli obiettivi che ci siamo dati. A Iachini gli viene chiesto di stare nella parte sinistra. Io penso che se Iachini farà un bel gioco, farà divertire, nel senso che ci potranno essere delle belle partite come anche delle partite, e togliersi qualche soddisfazione potrà avere vita facile. Comunque sono d'accordo, cioè, con Pioli rischia di più l'esonero, assolutamente sì. Però tu, da professionista, dirigente di dipende società da... di Serie A, il rinnovo di Iachini non è una bestemmia, no, societariamente parlando, perché se metti una serie di puzzle accanto, cioè non ci sono grosse disponibilità da un punto di vista di allenatori che magari ti possono garantire certe cose, magari il mercato non potrà essere quello che arriva al campione o d'altro, è quello che ti tiene un pochino più tranquillo, vedi, secondo me. Vedi, il mercato com'è. Poi arrivo da te perché tu ci fai, Gabriele, il giro di dove sono finiti i candidati alla panchina della Fiorentina. No, perché la domanda è quella, cioè la conferma di Iachini, come dice Pino giustamente, non possiamo sapere tutto in retroscena, però mi sovviene il dubbio che sia anche perché gli altri hanno rifiutato. Cioè, oggi Juric che ha scelto di rimanere a Verona per mille motivazioni, io non metto in dubbio anche motivazioni personali, insomma l'ha detto, eccetera, eccetera. Ha detto l'anno prossimo ci servono 15 giocatori. Cioè lui rimane in una squadra che si è salvata miracolosamente, che vende giocatori importanti e deve comprare 15 giocatori. Da quel che risulta, se sono vere trattative, avrebbe preferito questa opzione a venire qui. Però ti dico, Juric a Verona gli permettono di poter fare e non gli mettono pressione. Fosse venuto a Firenze, no, quello infatti, avrebbe avuto tutto. Gli hanno chiesto oggi chiarimenti sulla frase che aveva detto l'altro giorno, cioè che gli avevano chiesto solo una retrocessione dignitosa con i conti a posto. E lui ha specificato, praticamente ha detto la stessa cosa, ha detto no, ma non è così. Dice, mi hanno detto nel senso
dobbiamo cercare di salvarci, però se non ci si salva l'importante è che non si vada con le gambe all'aria, che è praticamente la, è la stessa cosa. Detto il giorno prima. Però probabilmente c'è in questa vostra analisi la prima risposta vera al perché Juric a Verona. E forse questo restituisce un'immagine di Juric meno bella di quello che si era voluta far apparire quando era in odore di venire a Firenze. Perché se la scelta è preferisco vivere tranquillo che mettermi a repentaglio, anche professionale, onestamente e sinceramente, dal punto di vista della crescita individuale, io ho dei dubbi su chi vado a incontrare. Io preferisco sempre uno che dice rischio, vado a vedere, vado. Chi continua a stare nella propria cesta e fa sempre le stesse cose, grazie Greta, 2-0 dell'Inter a Bergamo, grande lavoro, grandissimo lavoro di Young, un tiro a interno sul palo lontano di Marco Sportiello, è uscito Gollini, Michi ti sei perso il forfè probabilmente anche in coppa di Gollini perché è un problema al ginocchio. Inter 2 Atalanta 0. L'Atalanta più brutta della storia. 19 milioni in cassa di Suning per il secondo posto. Ibra poteva fare il 2-0. Sì, vabbè, adesso vorrei mica far diventare Ibra. È una bella azione. Sono amichevole. Io preferisco, dico, quello che Totti, che sta tutta la vita a Roma, non riesco a dargli lo spessore vero perché non l'ho mai visto provato in un altro modo. Ronaldo, quello dell'Inter, che fa bene a Barcellona, fa bene a Milano, fa bene in Brasile, fa bene in Olanda, ha un'esperienza. Ronaldo, quello della Juve, fa bene in Inghilterra, fa bene in Spagna, fa bene in Italia. Messi fa bene solo da una parte, ho qualche dubbietto, perché non... Ecco, cosa c'è? No, però guardando, mi pare guarda, finché non ti avviso io, però, il tuo Milan non fa gol. Stai tranquillo. Hai la spia Greta. Hai. Matari, no, Matari rossonera stasera è Greta. Bello, guarda, sarebbe stato un gol favoloso questo. Gol o no? Guardala. Ma gol o no? No, è no. Traversa. La cilena di Leao. Che dovrebbe essere qui a... Qui a... Io penso che... Non lo dai più. Farà una questa rovesciata non lo dai più. Non che mi dispiace. Era, se lo auspicavano, che stasera farà una partita talmente intensa che lo toglieranno dal mercato sicuramente. Se si toglie dal mercato per una partita sola vuol dire... Al mercato? No, dai. Sono al mercato che lo vuole nessuno. Si sta vedendo. Chi vuole? La Fiorentina, volevo offrirlo alla Fiorentina. Appunto. Parlando... Michi, tutto quello che avevamo detto su considerazioni personali, no, sul tecnico che preferisce la vita tranquilla. Bisogna vedere anche il Cechesh proposto. Perché... Bisogna vedere poi anche il carattere comunque di una persona, insomma, o l'attaccamento davvero sincero che uno può avere per un posto anche a Firenze, insomma. Pareggia la Roma. Sì. Pareggia la Roma, colpo di testa di Kalinic. Sì. È ancora un giocatore che sa segnare. Che peraltro fece già gol allo Juventus Stadium con la maglia della Fiorentina. Pareggia anche la Lazio. La Juve prende sempre un gol. Mamma mia. È preoccupante. Chi ha pareggiato per la Lazio? Te lo dico perché è stato fatto ora il gol. Immobile ha vinto. Quindi. Sì, Immobile ha vinto già. Classifica canoniere, scarpa d'oro. Però se facesse due gol supererebbe il record di Higuain di 36 gol. 5. È scritto nei libri. Immobile ha fatto gol. Hai visto? Quindi pareggiato il record di Higuain. Michi, guarda, mutuo per farti rispondere, mutuo un messaggio che ha selezionato Greta. Se l'ingaggio dell'allenatore è identificativo delle ambizioni. Che ambizioni sono quelle della Fiorentina? Spero di sbagliarmi, ma da quello che sembra o che si è visto in queste settimane sono quelle di navigare a vista, cioè fare un campionato tranquillo. Quello mi sembra. Possibilmente andare nella parte sinistra della classifica, ma senza che questo voglia dire per forza andare in Europa. Mi sembra una società che vive in attesa che vengano dati i permessi per lo stadio e della parte tecnica cerca di sopravvivere spendendo il giusto, facendo gli scambi, facendo le plusvalenze, divacchiando in attesa di tempi migliori. Dove sono finiti i candidati alla panchina della Fiorentina? Ma c'è chi è in vacanza, c'è chi è al mare. Per esempio chi? No, ora, tornando seri. Diciamo Di Francesco dove va? Allora, Di Francesco potrebbe finire a Cagliari perché è in bilico la panchina di Walter Zenga. Anche lì non si capisce perché comunque.
io qualche idea ce l'avrei, però lasciamo perdere. Comunque andiamo avanti. E l'altro candidato, che era Giampaolo, io credo che continuerà a essere desaparecido. No, a Torino. Al Torino dice oggi, dicevano oggi. C'è stata qualche smentita di rito, diciamo, dai vari giochi di procuratore. Non, cioè, io credo che alla fine Giampaolo potrebbe davvero... Potrebbe essere Giampaolo se cambia proprietà al Torino. Ecco, no... allora già la vedo migliore. Se invece rimane Cairo, non lo so, perché anche Moreno Longo è uno yes man, è uno che gli va bene tutto, se non gli fanno mercato figurati, quindi... Non lo so, poi alla fine Longo di fatto l'obiettivo l'ha raggiunto, che era salvare il Torino, quindi fino a prova contraria. Per inerzia, diciamo. Sì, poi per quanto riguarda la panchina dell'Udinese dipende da Gotti, ma io credo che rimarrà Gotti sulla panchina dell'Udinese. C'è da capire chi scenderà tra Genoa e Lecce, e seppur... Genoa ovviamente, Michele in studio vuoi far scendere il Lecce. I Verani comunque non resta a Lecce. Io credo che entrambi i tecnici, quindi Davide Nicola e Fabio Liberani, rimarranno sulle proprie panchine. Non vedo tanti altri spostamenti. Poi per gli altri desaparecido avevamo fatto tanti nomi, ad esempio anche altisonanti come potrebbe essere il nome di Valverde, Pochettino e chi? Tanti altri. Valverde? Ha allenato una squadretta come il Barcellona, però di fatto ancora non hanno panchina. Per quanto riguarda il discorso della conferma di Iachini, io credo che sia stata una scelta interamente di commisso, anche in virtù del fatto che Montella fino a giugno 2021 è sotto contratto. Non ha uno stipenduccio da niente, quindi dice... I soldi non sono un problema, ma sono da trattare con attenzione. Perfetto. Io volevo andare a cadere lì e tu ci sei andato con le due scarpe. E anche Iachini aveva un altro anno comunque. Quindi esattamente. Due. Quindi prendono un altro allenatore, erano al terzo. Quindi o liquidavi Montella o aspettavi che qualcuno lo desiderasse, ma non credo che... Insomma, che nessuno voglia investire sull'aeroplanino. Chi? Montella. Ma è in giro per il mondo, sta facendo una serie di... Sì, fa il fashion, fa il, come il travel blogger. No, si preoccupa di aumentare le proprie conoscenze sul calcio internazionale, per cui sta facendo tutta una serie di stage autoctoni e autonomi nelle varie realtà calcistiche europee. Qualche squadra turca. Quindi facendo una mazza e gira per andare a vedere qualche cosa. Tradotto, ha capito che si deve aggiornare. Perfetto. Perché tanto c'ha lo stipendio. Lo stipendio ce l'ha. Guarda, mi viene in mente una cosa, poi andiamo in pubblicità. Forse non lo dovrei ricordare e forse non avrei dovuto farlo allora. Ma mi viene in mente una battuta che feci proprio Daniele Pradè, l'anno che poi si fermò dopo la Fiorentina. Sì. E disse, ma ho fatto un anno di studi all'estero e... Io in quella televisione, in quel periodo, vivevamo dei momenti particolarmente complicati perché non arrivavano lo stipendio, mi venne proprio spontaneo dirgli, però, frate, complimenti vivissimi, beato lei, come la invidio poter andare a fare dei giri al mondo senza avere questo tipo di preoccupazione. Lui disse, sì, lo capisco, noi ce lo possiamo permettere, siamo figli di un Dio minore. Ciao, la pubblicità, zitto, ho parlato troppo. Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa, nel rispetto della privacy, gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese. Dal 1966 Autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai, sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano in via Marconi. L'Autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. I colori dell'estate? Rosso come il sangue, giallo come il plasma. Prima di andare in vacanza, compi un gesto di generosità che ti renderà felice. Dona! Scopri come su avistoscana.it. Avis, da oltre 90 anni, coloriamo il mondo di solidarietà. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero.
l'Auto Demolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Noi di pratoprint.it siamo una solida e professionale realtà a Prato, esperti in informatica, stampa e grafica digitale. Supportiamo i nostri clienti grazie a tecnici specializzati in riparazione PC e stampanti, stampa digitale su t-shirt, insegne, roll-up, personalizzazione automezzi, biglietti da visita, volantini e adesivi personalizzati. Da noi potrai trovare tutto quello che ti serve per pubblicizzare la tua attività. pratoprint.it, via Marco Roncioni 172 a Prato. La tipografia Baroni e Gori dal 1968 è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito In Viola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. MITA, Made in Italy Tuscany Academy. Il primo istituto tecnico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Grazie al Ministero dell'Istruzione e Regione Toscana Giovani Sì. Clarabella Caffè, dal 2005 a Pieve a Nievole. Il maestro pasticcere Gianluca e sua moglie Antonietta mettono a frutto la propria esperienza con prodotti freschi e una passione tutta artigianale. Torte, dolci, pasticcini di tutte le forme e varietà. Clarabella Caffè è a disposizione per organizzare matrimoni, ricorrenze, compleanni e occasioni speciali. Punto specializzato nella vendita di prodotti senza glutine di propria produzione. Clarabella Caffè, via Marconi 41B, Pieve a Nievole. Arriva il Telepass ai parcheggi del Serraglio, piazza Ebensi, porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio il nuovo servizio. Consiac Servizi Comuni, Telepass ai parcheggi del Serraglio, piazza Ebensi, porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio. Atalanta-Inter 0-2, Juve-Roma 1-1, Milan-Cagliari 1-0, Lazio-Napoli 1-1. Da tutti questi risultati esce l'Inter seconda, l'Atalanta terza e la Lazio quarta alle spalle della Juventus. L'Inter prende 19 milioni, l'Atalanta 17 e la Lazio, eccola qui, è la Lazio circa, no, Lazio terza, quindi 17, sì, e l'Atalanta quarta, sì, e l'Atalanta quarta con 16 o qualcosa del genere, che non sono pochi soldi, però tenete presente che chi arriva prima ne prende 23, per cui sono 4 milioni e passa. Michi, giusto quest'ordine? Juve, Inter, Lazio, Atalanta? Ma guarda la stagione, non guardare, non spezzarla se puoi. No, probabilmente senza spezzare la stagione, non so se... Beh, insomma, alla fine sì, però dai, perché comunque sia la stagione è stata fatta di due parti, ma contano tutte e due. Quindi alla fine l'Inter, da quando è finito il Covid, ha avuto una marcia... Maldini. Vai. Leao. Ma Maldini qua, Paolo? Ah, no. Maldini figlio. Dicevo Daniel. L'Atalanta alla fine sì è stata continua, però l'Inter ha impresso una discreta marcia da quando è ripreso il campionato, quindi tutto sommato rispetto anche ai pronostici della vigilia, che la volevano comunque seconda forza del torneo. La cosa preoccupante secondo me è che fra la quarta classificata e la quinta ci sono 10 punti, cioè c'è un quartetto che ha viaggiato e che rischia anche l'anno prossimo di viaggiare per i fatti suoi. Le altre squadre sono dietro a prendere le briciole, quindi quello è anche un bel problema. Quando leggevo, insomma, si diceva
Il campionato, cioè io non credo che si debba inventare chissà cosa o copiare formule assurde da altri sport che vanno bene per gli altri sport e non per il nostro, però effettivamente un campionato, leggevo oggi, parte, fra poco era stato sospeso a marzo, riparte il campionato scozzese, i Celtic sono in corsa per il 10° titolo e noi siamo diventati il campionato scozzese, cioè, dove c'è una squadra barra due, anzi direi una e basta, perché tutti il caos c'è stato nei Rangers, li hanno retrocessi, poi li hanno per motivi economici, sono ritornati un paio d'anni fa, dove c'è una squadra sola e noi uguale, c'è una squadra sola e le altre fanno... Le altre hanno un valore economico, sportivo nostre rispetto a quelle scozzesi? Sì, sicuramente, diverso, sicuramente, cioè, però a livello sportivo... Ti voglio tanto bene, ma paragonare la Serie A con la scozzese no. Però come risultati sì, c'è una squadra che cioè, sono i risultati che prima si facevano quando storia. Si leggeva... Se la Juventus ha vinto e andrà a vincere il decimo, le altre arrivano comunque. Le altre cosa hanno fatto? Infatti Borisov ne ha 20-11 di fila, la Stella Rossa di Belgrado ne ha 20-11 anche lei... Il Lione ne vinse 7 di fila. Però il problema, appunto, dico, ma le altre che hanno. Perché la Juventus, ricordiamoci, quando tornò dopo Calciopoli dalla Serie B, era settima, ottava, è e c'erano altre squadre. È arrivato Conte, ma hanno fatto anche degli investimenti e gli hanno permesso di fatturare, mentre gli altri hanno vissuto alla giornata infatti, e non hanno programmato niente. È stato un gol che non è stato visto, che ha cambiato la storia. Oltre allo scambio Tevez con quello di Muntari. Muntari? Sì, quello è lo spartiacque è stato. Vabbè, ne avrebbe 28 comunque. Non lo so, se però no, se sicuramente non consecutive. Se non c'erano certi amori. Quindi, però, se su 8 ne vinci uno, poi ne perdi uno e poi ne vinci 7. È sempre una cosa un po' da campionato dell'est Europa. 2-1 Roma! Roma in vantaggio. A Torino, gol annullato però a Calafiori. Sì. Sarebbe stato gol all'esordio per Calafiori. All'esordio da titolare, sì. Calafiori. Fallo, fallo su Szczęsny. No. Bah, presunto oserei dire. Che fallo? Ah no, perché sono in. C'era un giocatore della Roma solo sulla traiettoria di Porto. No, era fuori gioco perché Szczęsny era avanti, era rimasto dietro un solo suo compagno. Che era sapete Fazio. Che per fuori gioco era un fallo di confusione. Sapete che fuori gioco devono essere almeno due. Nel frattempo è uscito Leao nel Milan. E... È entrato Daniel Maldini? No, credo sia entrato Buonaventura. Ghiaccio sulla coscia per Leao, risentimento muscolare, adesso ha problemi anche Hessic e Zoppica. Allora Leao a Firenze non ci vuole più. Ma io non l'ho mai voluto, fondamentalmente. Perché Michi, volevo se Giovanni Testa cortesemente ci ripropone la classifica della Serie A. Ah, pensavo una grafica di quella in Viperese. Sì, ora poi ci arriviamo perché è pronta. Allora, Fiorentina 46, quota Europa diamo... Il 60 del Napoli? Pochino. Il 66 del Milan? Sì. 66 o 60? Cosa scegliete? 66. Sì. Sono 20 punti di differenza. Se è vero che un allenatore ti può dare dei punti, quanti punti ti dà Iachini per recuperare questi 20? Dopo Michele rispondo. Anche. Michi? Sai, dipende anche da... dall'organico che viene messo a disposizione. Allora non è solo l'allenatore. No, solo l'allenatore no, non è che ci vada solo l'allenatore. Infatti tanti dicono che questo, cioè che mancano dei calciatori che possono portare la squadra a un rendimento migliore. I numeri non l'allenatore, mentono. L'allenatore tipo, se è bravo, se è molto bravo, ti può far rendere la squadra più di quello che sia il valore dei singoli. Però non è che se a Guardiola gli dai il Lecce vinci il campionato. A proposito, è vero che a Lecce sono interessati a Luca D'Angelo del Pisa? Dimmi di no. Ci sono tanti nomi, questo non l'ho sentito. Dimmi di no. Non l'hai sentito. Ho sentito solo un nome e mi ha già atterrito. Perché Liverani andrà via, credo quasi sicuramente. Secondo me no. Indipendentemente dal risultato. Si vociferava fra l'altro anche a Udine di Zenga, non so come mai ci sono tutti questi. A Udine? A Lecce a Udine, nel giro. Non so come mai ci sono tutti questi aficionados. L'Empoli cambierà allenatore, se ti interessa. Marino va alla Spal. Esatto. Marino dovrebbe andare alla Spal vicino al pareggio, il Cagliari. Dicevamo sui numeri non mentono mai. Perché? No? Perché la media punti di Iachini, da quando è subentrato, porterebbe teoricamente la Fiorentina a 60 punti, che comunque non basterebbe. Però avresti preso il Napoli. Esatto.
che è settimo. Quindi la domanda secondo me da fare inversa è: se la proprietà prendesse, non cedendo nessuno, e ribadisco, non ci credo, però prendesse un giocatore per ruolo di livello, ce la farebbe Iachini a ridurre il gap riguardando la classifica? Guardiamo questa grafica, di quei 6 punti? Perché noi ci siamo permessi, ah, sì? di fare il riassunto di chi resta, chi parte e chi è incerto. Bravi! Beh, mi garba un monte! Allora, certi. Dragoschi, li ha già usati Greta ieri sera in trasmissione, noi li riprendiamo paro paro. Bene. Dragoschi, Terracciano, Amrabat, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, Ribéry e Cutrone. Quelli certi, no? No, poi? Perché Ghezzal è in prestito, no perché su Dragoschi ci sono tante, mi dicono, tanti interessi, per il resto sì. Incerti. Milenkovic, Pezzella, Caceres, Pulgar, Sottil, Venuti, Vlahovic e Lirola. E io Lirola lo metterei nei certi, perché è un pallino di Iachini e perché con Iachini ha sempre giocato con continuità, e ci metterei anche nei certi Pulgar, perché da quel che mi risulta è un giocatore che a Iachini piace. Partenti, Chiesa, Igor, Badeli, Dalbert e Agudelo. Ma Agudelo non si è mai visto, quindi io personalmente non lo considero in nessuna delle statistiche. Partenti Dalbert, però dipende da Biraghi, da quell'operazione lì. E Badel, Igor e Chiesa e Badel sicuramente sono sui partenti, anche su Chiesa vige ancora il discorso di Iachini. Igor, che ci sia o non ci sia, non mi cambia niente. Rientri, perché bisogna anche vedere quelli che rientrano, che magari c'è roba buona. Ma Olivera, Boateng, Montiele, Iseric, Ranieri, Saponara, Dabor, Rasmussen e Cristoforo. Manca in questa lista Biraghi e Zurkowski, che è dell'Empoli, che era Empoli, ha fatto una discreta stagione, però manca nella lista. Abbiamo detto che Biraghi e Zurkowski sicuramente mancano, Platini e Zidane. No, vabbè, ora si fa per completezza di informazione, però dico, riguardando la grafica, sui rientranti, io credo che per il gioco di Iachini non ce ne siano tanti spendibili. Ora, grazie Giovanni, che è adorabile. Allora, rigore per il Milan. Strano. Rigore per il Milan. È scappato, strano. Boateng, di fatto, anche lui è un giocatore che non ha ruolo in realtà, perché si è travestito da punta, è nato interno di centrocampo, può giocare trequartista, ma non serve a questa Fiorentina. E Seric, Montiel, Olivera, Ranieri, Ranieri ti può tranquillamente fare poi la direbbe riserva. Aldo Agroppi, Paranza. Ecco, perfetto, termine corretto. Rasmussen io l'ho visto giocare in primavera tutto l'anno, mamma mia. Cristoforo io credo che sia ai titoli di coda proprio in carriera. Saponare da Boli, ripiazzi quando vuoi, insomma. Quando vuoi, mica tanto, perché no, quando vuoi, parato, quando vuoi fatto parare. Quando vuoi, si è fatto parare il rigore da Cragno. Zlatan Ibrahimovic. E bravo, quindi, insomma, Crani, battuto malissimo. Battuto male. Battuto, quindi, sì. È simile a quello battuto col Sassuolo che gli passò sotto le mani, ma uguale. Stavolta gliel'ha preso. Brutto. Michi, secondo te questo, da questo elenco fai gli stessi distinguo di Gabriele o no? Ma dunque, se dovessero andare via, a parte Lirola e Pulgar, come diceva lui, gli incerti più partenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rigore per la Roma. Mi sembrano 10 giocatori, cioè la società ha la forza economica per prendere 10 giocatori, cambiarne 10 con 10, ma qualche scambio probabilmente. Ma il cambio delle figurine. Probabilmente qualche scambio delle figurine, scambio perché, X per Y. Perché ritorniamo da capo a 15, caro Michi, ritornando sul mercato, è sempre Calafiori che è indemoniato. Sì, Calafiori. Ha bevuto Danilo che giù. Forza. Ma, senza problemi. Quanto senza meno dubbio. Problemi. È uno dei due primavera con Riccardi che forti c'ha alla Roma e che però hanno problemi con la società. Uno dei due mi sembra sia già della procura di Raiola, quindi sicuramente c'ha problemi sicuro. Da arbitro ti dico che il contatto con Danilo c'è, perché è abbastanza ingenuo nel non ritrarre la gamba, però Calafiori se lo va a cercare, Danilo non può sparire. Era fermo lui, non poteva mica. Io personalmente questi rigori non. Gol del 2-1 Perotti Diego Perotti segna gol del 2-1 a Szczęsny, che ride, ex compagno di squadra, si conoscono, è per quello a Roma, sì. Ride, contento lui. Io se dovesse finire così poi facciamo un discorsino. Michi, torna, concludendo il discorso, perché vedi, torna al mercato per un motivo molto semplice. È notizia di oggi che Stefano Pioli
ha detto al Milan che pare aver stanziato per il mercato milioni 100 e non di più. Ma reali tempo. O... Bravo. Non cioè, 100 tra... cash da mettere. Ah, 100 milioni tra cessioni e rientro. E plusvalenza. Per cui 100 milioni, cioè nulla, cioè nulla, che vuole assolutamente Chiesa e Milenkovic. Nel famoso affare Rebic, la Fiorentina deve avere la metà del diritto di recompra di Rebic, per cui dovrebbe avere circa, vado a spanne, 12 milioni di euro. In questo giochino esagerato vorrebbero fare l'affare Rebic, Chiesa, Milenkovic in modo tale da poter prendere Chiesa e Milenkovic, dare Paquetá e Leao o Calabria. No, ora ultimamente ci aveva messo anche Rodriguez. Sì, poi... e Teo Rodriguez, no. E qualche terzino, denaro. Ci vuole il terzino destro. E no. Qualche denaro. No, ce l'ho. Allora. Ma intanto bisogna vedere... Idee di Pioli, eh? No, no, per carità. Intanto bisogna vedere... Allora, una volta è confermato l'allenatore, bisogna andare dall'allenatore, in questo caso Iachini, e dirgli come vuoi giocare l'anno prossimo. Ci voglio continuare a fare il 3-5-2. Allora ti serve un tot numero di difensori, un tot numero di centrocampisti, un tot numero di attaccanti. Voglio giocare ancora difesa e contropiede, ti serve un tot numero di attaccanti con determinate caratteristiche, un tot di centrocampisti con determinate caratteristiche, un tot difensore con determinate caratteristiche. Se la Fiorentina dell'anno prossimo dovesse essere uguale o comunque molto simile a quella di quest'anno, e non credo che ci siano, avendo confermato la guida tecnica, non credo che ci saranno grandi cambiamenti, di questi giocatori forse l'unico che potrebbe servire alla causa mi sembra Leao. Perché comunque in contropiede lo metti davanti, anche se lui piace allargarsi a sinistra, magari con Kwame in certe situazioni della partita puoi fare una coppia di velocisti. Gli altri onestamente non sapevo cosa farmi. Ma ce l'ho anche lì, cioè a me quello mi viene da pensare, io comunque Kwame ce l'ho, è un contropiedista. Vabbè, magari così ce n'è un altro, cioè Kwame, Leao, Ribéry e compri un centravanti. Sì, sì, poi voglio vedere chi sta in panchina, cioè i problemi dell'abbondanza a me non spaventano sinceramente, però anche su questo Iachini ha dimostrato che più o meno fa giocare sempre i soliti, quindi giocatori come Agudelo, come Sottil, che in questo finale di stagione potevano avere qualche minutaggio, completamente messi da una parte, quindi prendere Leao per togliere spazio a Kwame. Ma qui chiedono, ma Agudelo a cosa è servito? Ma io credo, ma fondamentalmente per uno scambio di pedine o qualche scambio di favore con i procuratori, mi viene da pensare questo, perché insomma Agudelo è veramente un extraterrestre, non è stato visto mai in campo, quindi non lo so sinceramente, però sono tornando su Leao, cioè tu prendi Leao per sostituire Chiesa ha senso, ma se tieni Chiesa vai a togliere spazio a Kwame, non vedo sinceramente l'utilità. Chiesa non ha detto lo vuole in Milan, cioè se c'è uno scambio sì, ma scambio però di 300 giocatori, Calabria è un in più, c'hai Lirola a destra dove ci ha investito, che il Calabria 98, Lirola ora mi pare sia un 97, però insomma cambia poco ai fini della progettualità futura. Iachini o gioca al 3-5-2 col 4-3-3, non si esce da quel circolo vizioso, ti basta e avanza i giocatori che hai, quindi io prenderei uno per ruolo e buonanotte. Poi se vendi Chiesa lo sostituisco con un giocatore di livello, ma il mercato della Fiorentina è questo, cioè non ci aspettiamo, e su questo sono d'accordo con te, 15 acquisti e 23 cessioni, perché è utopia. È possibile. Questo io mi aspetto sui partenti, pensa te, da quanto è discontinuo in campo, non abbiamo messo Benassi, pensa te. Perché se non l'ho letto nella grafica è perché proprio è talmente discontinuo in campo il povero Marco, tra l'altro è infortunato, anche se è stato convocato per la sfida contro la SPAL, che di fatto anche lui è, io credo sia partente, però insomma questo è. Domani non c'è Ribéry, non c'è neanche Castrovilli che è stato operato al setto nasale, ritorna Dragoschi o Drongoschi che dir si voglia, e dal primo minuto dovrebbe giocare sia Igor, vero Greta? Sì, e non c'è nemmeno Ghezzal. Nemmeno Ghezzal, neanche, è importantissimo. Perché era... Ghezzal, che non ci sia. Ma, si mette un po' di primavera qualcuno. Ma non stiamo è amichevole. Stiamo a vedere che l'ennesima cosa. Amichevole. Sì, l'ennesima amichevole, però io resto e insisto su un discorso di fondo. Non so, onestamente e sinceramente, decodificare, perché non l'ho ancora capito, se la piazza, cioè
se questa scelta di Iachini è un momento in cui Commisso ha deluso o no i propri tifosi. Io quello ho letto sui social, tanta gente contenta non ce n'era, anzi la gente gridava all'incredulità più lampante della conduzione, perché tutti si aspettavano un salto di qualità, a cominciare dalla panchina, prendendo anche magari un giovane o anche una scommessa, ma comunque qualcuno che portasse qualcosa di nuovo per mettere un'area un po' frizzantina, e tutti, almeno quelli che ho letto io, sono rimasti parecchio spiazzati da questa conferma. Diciamo che per ora sono 2 su 2, perché la tifoseria non era contenta di Pradè. Bravo Pio, giusto. E non è contenta di Commisso, ora non so quale potrebbe. Di Iachini. Di Iachini, ora non so quale potrebbe essere la terza, però questo è. C'era già dei malumori con la riconferma di Pradè. Quindi Commisso e Iachini, però era nelle cose, dai, non. Sinceramente il nome può darsi anche che abbiano ricevuto dei no. Io credo che sia quello che ne abbiano ricevuti. Sì, sì, allora però allora devo diverso. Entrare a gamba tesa. Che è più preoccupante. No, devo entrare a gamba tesa, perché non è che hai ricevuto dei no da Guardiola, da Klopp, da Mourinho o non so da chi caspita pare a voi. Hai ricevuto dei no da A. Un allenatore che fino all'anno scorso non se lo filava nessuno, Juric, se hai ricevuto dei no. Sì, sì. B, hai ricevuto dei no da Giampaolo, che è uno che viene da un esonero. Hai ricevuto un no da Di Francesco, che sta ancora facendo fatica a digerire l'esonero alla Sampdoria. E gli vai a offrire Firenze, non gli vai a offrire Fermassenti. Ma proprio perché, sì, sì. Proprio perché molto probabilmente i no sono dati anche dal fatto che non c'è, forse, io mi immagino, un progetto tecnico. E questo mi preoccupa, Pino, se secondo me, mi preoccupa. Perché uno come Giampaolo che già. Perché già, mi preoccupa, perché vuol dire che non c'è, se un non c'è per Giampaolo, non c'è neanche non per Iachini. Non è che viene a Firenze per farsi esonerare un'altra volta. Sì, ma se il progetto tecnico non c'è, non c'è per loro, non c'è neanche per Iachini. Perché questo, io penso che sia stato un mix di cose. Di rotazione, perché giustamente avrebbe finito dovuto, il primo tempo di tutto. Avrebbe dovuto pagare deve pagare due allenatori, Montella e Iachini e quello nuovo. E Juric, anche ipotesi di Juric, io non penso che a Verona prenda cifre stratosferiche. No. Come lo potevi convincere Juric? Lo potevi convincere se magari dice vabbè, quanto prendi? 200.000? Ti do un milione e mezzo. Forse magari uno ci pensa. I ma soldi se ne qui a 200 problema, gli offri averne 3, 2,50 e dici ma a me chi me lo fa fare andare su una piazza che sicuramente alla prima sconfitta qui ci ho credito, rimangono dove sono lui. Il progetto tecnico di questi allenatori spaventano per diversi motivi. Di Francesco e Giampaolo perché si devono rilanciare e venire in una polveriera come adesso la Fiorentina, esatto. È preoccupante. Juric perché dice ma a me mi smantellano la squadra, rimango a Verona. Nessuno mi darà contro dopo una stagione così, perché certo. Gliela smantellano, questo è ovvio. Amrabat è già partito, gli altri partiranno. Kumbulla va via, Ramani va via. Quindi, cioè, lui sa, la piazza sa benissimo che meglio di così non può fare. Addirittura adesso ce l'hanno con Setti perché Pazzini ha lasciato e avrebbero voluto un altro Setti anno. Ce l'hanno da sé. Però da insomma, ha preso è un la motivo squadra. In più e su questo Juric sicuramente si può crogiolare. Tanto come stipendio, spanna più chilometro meno, prendo uguale. Perché venire a Firenze e rischiare l'esonero non ha senso. Allora rimane Iachini che è alla panchina migliore della sua carriera, piace a Commisso perché? Anche perché c'è ancora Montella sotto contratto e andiamo avanti, in attesa di sviluppi, centro sportivo, stadio e compagnia cantante. Pino prende 600.000 euro a stagione, sei? Almeno fino a Juric. Juric, 600.000. Poi un po' di. Gliene davi 1,5, ma io penso che gliel'abbiano offerto 1,5. No, non credo. Cioè, uno cambia se. Ne vale la pena, però. Cominti, in panchina puoi prendere anche Klopp, ma se ci sono questi giocatori e non viene investito proprio sul mercato, non arriverà da nessuna parte la Fiorentina. Quindi il prossimo anno sarà una lotta per non retrocedere. Cioè, i sogni sono quasi annullati dei tifosi. I sogni muoiono all'alba, però ma è questo. Ci sono anche delusi. Dopo un anno e ci di sono no, anche ecco. Chi è contento per la riconferma. Vedi, ovviamente però senza un futuro certo. Sai, poi... E soprattutto arrivo Michi, Iachini ha detto ci metteremo seduti con la dirigenza
Perché ragazzi, non dimenticatevi che l'ha detto più volte Pradè: abbiamo capito dove abbiamo bisogno, ora il mercato deve essere la risposta. Ma quanto denaro hai da investire sul mercato? Dopo la pubblicità ne parliamo. Ciao. No, per carità, io guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza, e poi me li cambio spesso, diciamo che è una questione di igiene. D'altronde, come dice il detto, mens sana in corpus, vabbè, lo dice il detto. Ammazza però qui che schifo, che incivili. Ehi, dico a te. Ma non a te, te, lo so che te non lo fai, no? Dico a te quell'altro, quello che se ne frega. Tutto questo alla natura costa molto. E in fondo basterebbe così poco. Gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata. In fondo a noi, ma che ci costa? Con il caldo. Abbiamo tutti bisogno di una spinta di energia. Su. Per questo c'è Sustainium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina, per avere il massimo dell'energia. Su. Sustainium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. Il Crostino, Scandicci. Alle porte di Firenze. Da più di 20 anni la stessa gestione. Spaghetteria, pizzeria, pub, forno a legna, pizza a lievitazione naturale, antipasti e primi inimitabili. Dessert di propria produzione. Il Crostino. Punto in Viola. A cena sempre aperti. Via Vivaldi 45. A pochi passi da Piazza del Duomo. Il ristorante Le Chiavi d'Oro di Pistoia è il perfetto mix tra i piatti della tradizione tosco-campana e l'innovazione delle moderne cucine del panorama culinario attuale. Antipasti, primi, secondi e pizze con impasto normale, integrale o verace. Le Chiavi d'Oro sono un luogo giovanile e dinamico adatto ad ogni clientela. Ristorante Le Chiavi d'Oro. Scopri le promozioni e i menu della degustazione. Aperti anche la domenica a pranzo. Innovazione e rinnovamento sono le qualità che hanno garantito alla carrozzeria Martinelli di affermarsi nel tempo come carrozzeria full service all'avanguardia. Disponiamo di un'area verniciatura completamente robotizzata, con raggi infrarossi ad onda corta che garantiscano una lavorazione come da primo impianto. La qualità delle riparazioni e dei servizi sono ulteriormente garantiti da una certificazione ufficiale del TÜV. La carrozzeria è inoltre fiduciaria del service autorizzato Mercedes-Benz, autofficina San Giorgio. Carrozzeria Martinelli a Prato, certezza. Sì, non promesse. Dream House nasce a Prato oltre 15 anni fa e da allora progettiamo e realizziamo arredamenti di ogni genere. La nostra forza è sempre stata quella di essere diversi dagli altri, sia nella progettazione sia nel cercare di conciliare il design con la funzionalità, senza dimenticare mai il giusto rapporto fra qualità e prezzo. Collaboriamo con varie aziende come Arrex Cucine, Doimo Cucine, Bontempi, Tomasella e molti altri marchi. E siamo pronti a rispondere a qualsiasi richiesta di prodotto da realizzare su misura. Antica Osteria del Sole, nel cuore di Montelupo Fiorentino, è il luogo ideale per gustare la bistecca fiorentina, selezionata dal nostro chef, che la fa frollare con maestria per poi cuocerla sulla brace di legna. Vasta scelta di pizze cotte nel forno a legna, classiche o impasti speciali come i 7 cereali o integrali. Cantina con un'ampia selezione di etichette nazionali. Oltre al menù alla carta, vengono proposti menù diversi anche a prezzo fisso, sia a pranzo che a cena. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta. Un mondo interamente dedicato a pile, batterie, carica batterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta.
A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino. Allora, risultati finali di questi primi tempi, le quattro partite di questa sera che devono dare il volto per la zona alta della classifica. Juventus sconfitta in casa per 2-1 dalla Roma, sarebbe la seconda sconfitta consecutiva per la Juventus, cosa mai avvenuta nel corso degli ultimi 9 campionati. La Juventus non ha mai perso le ultime due, Parlo di ultime due partite. Te l'aggiungo, è il 40° gol subito dalla Juventus. Che è uno dei dati peggiori nella storia della Juventus. Perfetto, mai nei 9 scudetti aveva preso così tanti gol. Milan-Cagliari 1-0, Napoli con un rigore sbagliato di Ibrahimovic, Napoli-Lazio 1-1 con l'immancabile gol di Ciro Immobile, sempre più cannoniere, poi a Bergamo-Inter-Atalanta 2-0 con le reti di D'Ambrosio e di Young, e poi oggi Brescia-Sampdoria 1-1 dopo il gol del Brescia con l'Eris, dopo il gol della Sampdoria con l'Eris ha pareggiato il Brescia su rigore con Torregrossa. Domani alle 6 Spal Fiorentina e noi ci saremo puntualissimi, regolari, per non perdere questo partitone. Poi domani sera ci saremo puntuali e regolari per non perdere i partitonissimi Bologna-Torino, Genoa-Verona, Lecce-Parma, Sassuolo-Udinese, che useremo, non ce ne voglia Michele Tossani, per fare un po' il punto e il bilancio di tutta questa stagione complicata, lunga, strana, particolare. E per scoprire la terza retrocessa. E per scoprire la terza retrocessa, che mi sembra già che... Cosa volevi dire a proposito del mercato? Perché ho una notiziolina sulla Juventus della quale vorrei mettervi al corrente. No, volevo dire che... Non è detto che, ne abbiamo avuto tanti esempi nel corso della storia del calcio, spendendo a un tot di spesa equivale a un tot di successi. Però io non ho mai visto nessuno vincere senza spendere. Quindi, cioè, il famoso coro da curva, spendere bisogna spendere, se si vuol vincere bisogna spendere, è vero? Sì. Si può vincere o arrivare nel... Vincere o risolvere i tuoi problemi. I tuoi problemi devi comunque tirare fuori quattrini. Quindi per recuperare quei 20 punti che abbiamo visto sulla zona Europa bisogna spendere, per quel che riguarda la Fiorentina. Sì, o comunque si può spendere bene. O almeno fare degli scambi devi adeguati. Spendere e mantenere quello degli che degli scambi hai. Adeguati. Pino ha introdotto un altro bel tema, come aveva detto anche Gabriele in apertura. Devi comprare e mantenere. Cioè irrobustire quello che hai, o se vendi devi andare a prendere anche i sostituti di quelli. Dovresti fare come il Milan, cercare di piazzare gli esuberi per prendere qualche giocatore forte e non riceverli. Ma tu hai esuberi? Come? Che esuberi hai? A Cristoforo, da boh, certo, con quelli i problemi li risolvi, certi. Comunque vanno tolti. Certo, se no dico, ma... Sono stipendi comunque. Paquetà, Leao... Anche lo stesso Benassi... Sì, ma Paquetà e Leao hanno un valore individuale, sì, singolo... 8 volte superiore a Dabo, Saponara. Ma la classifica cosa dice? Abbiamo anche noi i nostri parametri zero, E quindi io, se voglio ridurre il gap, devo. Allora posso prendere Paquetà. Ma no, è inutile. Scusa, ma è la conclusione che alcuni si apprende. Chiamo Beppe? Chiama chi ti pare. Non ti serve. Lo posso prendere se mi prendono quel scambio di Gesù, ce le do Saponara, Cristoforo, a poi si mira Paquetà. No. Paquetà rientra nell'affare Chiesa. Se lo tenghino. È una pacca, è un po' di milioni. Finalmente ho Medagliera è a casa. No, prospetto come Paquetà potrebbe. Prospetto, hai capito? Ma scusate. No, potrebbe. Ma se lo vogliono tutti perché è un fenomeno. Ma come mai non lo cerca nessuno? Se dai pigliare per forza. Comunque la c'è una legge che ci obbliga a far questo. No, la Fiorentina non è. Dovrebbe fare un lavoro tipo Atalanta barra Verona, cioè non è che la Fiorentina può andare a prendere il giocatore fatto e finito, perché innanzitutto non c'è i soldi per prenderlo e secondo il giocatore fatto e finito a Firenze non ci viene, quindi deve prendere qualcuno in cerca di rilancio. Vertonghen, Mandzukic, Nainggolan, qualcuno di questo tipo qui, no? Subito. Allora, Mandzukic non costa se non di stipendio. L'unica cosa di Mandzukic è che nell'ultimo anno, da luglio 19 a luglio 20, ha giocato 8 partite e ha fatto 2 reti nel di per certo. Mandzukic, perché oggi ho parlato io, a Verona non ci viene. Quando gli ho fatto la domanda qualcuno ha osato dire, ma Mandzukic rientra, e lui ha guardato, prima ha guardato esterefatto
come diceva, dicesse un nome assurdo per lui, e poi ha detto con semplicità, ha detto no, non rientra, perché è un nome ovviamente per il Verona assolutamente. Cioè anche gliel'hanno fatto e lui è rimasto basito. Avrà qualche milione di ingaggio, quindi a Verona. Nainggolan ci potrebbe stare. Senti, ci paga tutta la rosa con lo stipendio di Mandzukic. Per prestito. Tutta la vita la prenderei. Per prestito. Che è sempre dell'Inter, no? Nainggolan. Sì. Vertonghen, mi pare che anche lui sia un parametro zero, se non vado. Sì, è un parametro zero. Piace anche ad altre squadre. È un bel difensore, piace anche soprattutto la Roma. Sì, che prende tutti ex Tottenham. Dopo Fazio vuole prendere Vertonghen. Ognuno pesca nel mare che conosce, eh? Sì, indubbiamente. Prima o poi qualcuno dalla Roma arriva anche a Firenze. Hai visto mai? Baldini pesca in Inghilterra, sono tutti amici suoi. Quindi lei, dottor Micheletti, se fa questa provocazione, è perché qualcosa lei ci cede? No. Considero. Parlavo di Juventus, mercoledì, sì, colleghi televisivi hanno lanciato nell'etere, di dove? Lombardi, hanno lanciato nell'etere la notizia in base alla quale l'attuale allenatore della Juventus fosse stato esonerato all'indomani della conquista dello scudetto. E della cosa fosse già stato informato anche lo spogliatoio. A determinate conferme, alla ricerca di determinate conferme, la notizia si è rivelata non veritiera. Attenzione però, non veritiera, non con quella scansione di tempo. Nel senso che è tutto rimandato a Lione. Se vai fuori, salta la panchina. Diceva il mio professore di applicazioni tecniche alle medie, vai fuori. A me, perché io ero costantemente in corridoio. Però la sensazione è che se la Roma va vicino anche al 3-1, come ha fatto adesso, qualche cosa possa succedere anche prima del Lione. Spalletti? No, ma io c'è Pirlo. Io non credo che su Pirlo ci sia un progetto. Zidane. Ragazzi, però Pirlo Michi lo sa, l'hanno presentato oggi come allenatore dell'Under 23. Cioè, sì. Torniamo al discorso proprietà. Per Agnelli sarebbe però, Pirlo, scusami, ma le circostanze... Allora, per un allenatore dell'Under 23 si scomoda Agnelli a presentarlo. Appunto. No, che su Pirlo ci sia un progetto. Io fo questa valutazione. Sarà l'allenatore della Juve Pirlo, Sarà l'allenatore della Juve. Anche perché l'ha detto chiaramente. Dipende dice da lui, deve fare dipende un dal corso, eccetera, eccetera. Dipende da lui. Se non fa disastri, sì. Se poi si rivela, cioè se si rivela uno Zidane, sì. Se si rivela un Ciro Ferrara, no. Comunque l'investimento è notevole. Anche perché mi risulta che il match analyst della nazionale di Mancini abbia abbandonato la nazionale per andare a lavorare con Pirlo. Allora adesso telefoniamo a Coverciano che prenda te subito con Mancini. Al volo, perché non si può non si può sentire questa cosa. Quindi che ci sia un investimento importante sicuramente su Pirlo, sì, poi come ha detto Pino non si scomodava se no Agnelli per fare la conferenza stampa, quindi loro lo aspettano. Che l'allenatore della Juventus venga esonerato anche in caso di sconfitta con il Lione, non lo so, perché comunque c'è poco tempo fra questa stagione e la prossima, e non vedo Pirlo lo devono testare, lo testano, non gli danno subito. Per fargli fare l'eventuale solo avventura in Champions con una sorta di autogestione? No, non credo. La Champions qui la finiscono con Sarri. Sei comunque convinto? Io credo di sì. Credo di sì, perché non ci sono... Almeno da quello che ha detto Agnelli ieri e anche dal fatto che non c'è comunque una tempistica. La Champions sono convinto che finirà con Sarri, ma credo che Sarri sarà la guida della squadra anche l'anno prossimo. Demiral. Poi dopo si vedrà, che è chiaro che alla Juventus si vive di anno in anno, perché poi dipende da quello che fai. Assolutamente, assolutamente vero. Torno a parlare di Fiorentina mentre la Juventus sostituisce Leo Bonucci con Demiral, altro bellissimo secondo me progetto di giocatore, e che giovane torna in campo dopo il lungo infortunio, al rientro giovane. Secondo me De Ligt e Demiral saranno i centrali difensivi per una decina d'anni comodo della Juventus. Ah,
Piccola postilla su Juventus Roma, l'arbitro è Gianluca Rocchi, alla sua ultima apparizione e si ritira a 263 presenze per il fischietto di Firenze, che personalmente ho conosciuto, una gran persona. Bene, non perché sia bene che un arbitro come lui smetta. 3-1 Roma. Ibañez, se non 3-1 Roma. Zaniolo, Ibañez. Zaniolo inventa. Signori, seconda sconfitta della Juventus, non il modo migliore per preparare la Coppa Campione. 41esimo gol subito. Non il modo migliore per favorire la permanenza sulla panchina. Mamma mia, che buca Rugani. Dell'attuale conduzione. Questa sconfitta un segno la lascia. Secondo me gli fa male parecchio. Questa sconfitta un segno la lascia. La non convocazione di Ronaldo, tutta una serie di libri che poi casomai leggeremo domani sera con Angelo Pollina. Forse sapeva che perdeva, ha voluto preservare Ronaldo. Da una brutta figura. Ronaldo di sicuro l'ha preservato per la Coppa Campione, sì, così come Delitto. C'è da dire, non l'avrebbe mai messo. Cioè, sarebbe piaciuto perdere 3-1. C'è da dire, comunque, il Lione visto col Paris Saint Germain non è una squadra da sottovalutare, nonostante siano stati fermi. Abbiano giocato praticamente solo amichevoli, ha fatto una signora partita e quindi in contropiede qualche grattacapo lo potrebbe dare. Peraltro quinto gol subito in due partite per la Juventus. No, tutto è, niente male. È una difesa da quella della Juve che sta subendo un casino di gol. Sì, quello sicuramente. E sono dati questi, ripeto, che non fanno assolutamente piacere né ad Agnelli, né a Paratici, né a Nedved, ma neanche all'allenatore della Juventus, ma attenzione perché comunque sia a Torino non si perdona facilmente, non c'è assolutamente la possibilità di facciano la partita della vita contro Piedone del Milan. Guarda Milan Cagliari, se ti dico di godere, godi. Guarda e godi. A zero. Guarda e godi, guarda lì, Ibrahimovic. Golazzo. Ibrahimovic, un 2-0. Fantasmagorico. Si è fatto perdonare dopo rigore sbagliato. Questo è un gran gol, appena dentro l'area, esterno di destra sul palo lontano del portiere, 2-0 per il Milan. Questo è un gol alla Ibrahimovic. Sono curioso di sapere, comunque, al di là della stima o meno per l'allenatore, Giulini di cosa non è deve essere successo qualcosa, perché cosa voleva, che Zenga portasse la squadra in Coppa Campioni? Cioè pensava il Cagliari arrivasse in Coppa Campioni? Non so che pretese ha detto, delusi dall'esperienza, no? Quindi probabilmente è successo qualcosa, c'è stato qualche scambio di opinioni o qualcosa del genere, perché francamente che il Cagliari mantenesse l'andazzo dell'inizio di stagione era impossibile. Una battuta, ogni anno c'è sempre una certezza, ovvero che la Juve esce sempre dalla Champions. Questo domani, Angelo. E la certezza è anche che vince Juve però sempre vince il sempre campionato. Lo scudetto. Così andiamo subito a fare barca pari. La par condicio ancora non è partita, dal 6 agosto a mezzanotte, però vabbè, noi partiamo prima. Vedete, ecco, ad esempio, mi viene in mente perché vedo passare le prime battute degli abbonati, un elemento fresco da controllare, da vedere, sarà quando la Fiorentina apre la campagna abbonamenti, la risposta. Oddio, è vero che i tifosi della Fiorentina hanno sempre risposto alla grandissima, non si sono mai chiamati fuori perché per loro un poi conto è la squadra, ma ancora però non si parla di si vada allo stadio, però non si parla ancora di ritornare allo stadio, quindi poi dopo il lockdown comunque peraltro, quando sarà deve uscire due protocolli sanitari, sia quello per la Serie A per l'eventuale reintegro dei tifosi allo stadio, ma anche per, ad esempio, visto so che ci seguono in tanti anche appassionati mondo dei dilettanti, sia per giocare che per andare eventualmente a vedere le partite dei dilettanti. Su questo sarebbe una grossa emorragia, perché senza incassi. Vorrei dare anche un altro mio pensiero, ma siamo sicuri che le società faranno gli abbonamenti e i tifosi li compreranno in questa situazione? O magari faranno pacchetti 2-3 partite? Perché la vedo dura. Che il prossimo Pino anno... Godi, Pino Godi, 3-0 del Milan.
Questa volta è così, il biondino. Castilleco. Samu Castilleco, anche lui dopo un infortunio, un 3-0 per me. Comunque... si passeggia, Pino stasera. Ora, è ingrassato di 3 kg, Pino. Si passeggia. Esordire... uscita a vuoto per Walter Zenga? Fai esordire Daniel. No. Non è... dottor Micheletti, mi comprenda quando ogni tanto dico qualche cattiveria. Prima della partita gli ha detto già che, quindi mi immagino quanto la partita possa essere per Zenga, no, perché le sue avventure calcistiche sono, è un ex Inter. No, mi dispiace per Max Canzi, che è il suo secondo. Lui è molto bravo. Ma oltretutto ha una preparazione giornalistica esagerata, perché è un autore di testi, difficile che i testi specifici possano essere, per i non addetti ai lavori, interessanti. Quello che scrive Max Canzi è sempre stato estremamente divertente, interessante e soprattutto chiaro. È come quando senti parlare di tattica Michele Tossani, capisci tutto. Parlano altri colleghi di Michele Tossani, non capisci una mazza, e dicono la stessa precisa identica cosa. Questo lo potremmo estendere anche sulla semantica delle parole che usano certi giornalisti, però vabbè, lascio trascendere. Sulla semantica, sull'utilizzo della parola, lo studio della parola. Vabbè, non faccia, allora, stasera il dottor Micheletti vuole andare in ferie e quindi ci deve perculare continuamente con i suoi modi. Ciao Giovanni, vabbè, Testa, vabbè. Puoi mettere il bip alla parola? Va bene. Torno sulla Fiorentina, perché abbiamo dato po' di voti sparsi. Voti sparsi in libertà. Chi l'ha dato? Voti viola. L'hai dato tu? Sì. Vediamo. Appena Giovanni Testa recupera la grafica, abbiamo dato, io copio quello che ha fatto ieri sera Greta in trasmissione. Ma niente, non si può mica, però. Niente di nuovo, noi copiamo, sabato copiamo dal venerdì. Vabbè, perché mi vuoi mettere e poi quasi tutti sono stati d'accordo con i suoi voti. Questa è una notizia. Allora, a prescindere dirò di no. Questa è una notizia che non so se preoccuparmi o farmi contento. A prescindere dirò di no, allora. Commisso 7,5, Barone 6,5, Pradè 5,5, Antonioni senza voto, Iachini 6,5. No, perché Antonioni senza voto? Perché puoi valutare l'anno di Antonioni? Non gli fanno fare nulla. Quanto? Quante dichiarazioni hai sentito da Antonioni? Ma non gli fanno fare nulla, poverino. Vabbè. No, 2-1 Napoli-Lazio, gol di Insigne. Ma Insigne, la Lazio perde. Senti te. Esprimi. Allora, su Commisso io credo che tu sia stato fin troppo generoso. Ah, ma perché ti ha confermato Iachini, gli vuoi abbassare il voto perché ti ha confermato Iachini? Non solo, perché secondo me le parole hanno un peso, e avendo un peso non confermarle... Palo della Juve. Non confermarle sul rigore, mezzo punto in meno secondo me lo poteva meritare. Per quanto, 7. Per quanto riguarda il resto, quindi il 6,5 a Barone ci sta, che continua a non essere eletto in Lega, è vero, così come anche Setti del Verona. Vediamo, però entrare nella stanza dei bottoni probabilmente ci vuole qualche permesso speciale. Ma può darsi che la stranezza sia che Setti, perché forse non è tanto visto dagli altri colleghi. Barone troppo. Barone perché probabilmente ha troppe cose nuove, portato troppe cose nuove, e nel mondo del calcio fa paura. Lo sai meglio di me che quando c'è troppo nuovo dici fammi un po' annusare questo, come fa, chi è, com'è. È vero, non la voglio commentare perché non c'è nient'altro da aggiungere. Sugli altri voti, Pradès è stato buono, perché 5-5... Io credo che sia il voto corretto sia 5, in virtù del fatto che ha sbagliato l'attaccante, che era l'acquisto principe del mercato. Però, di agosto, a questa considerazione io contrappongo sempre il fatto che ha portato Ribéry. Ho capito. È lui che ha sbagliato l'attaccante, il centravanti, però è lui vero. Che ha comunque fatto l'affare Ribéry. Però io, diciamo, anche in virtù del lavoro che faccio, guardo i numeri, certo. Se c'è un solo giocatore della Fiorentina in doppia cifra ed è Chiesa che fa l'esterno, c'è qualcosa che non va. Cioè, se non c'è un attaccante nei primi tre, perché insomma c'è Vlahovic, però c'è anche Pulgar come migliori marcatori, addirittura Milenkovic con 5 è uno dei migliori marcatori, c'è qualcosa che non va. Ha sbagliato l'attaccante nel mercato di agosto, e mi verrebbe da dire non solo lui, ma sarei cattivo. A gennaio ha cercato di rimediare, però se non c'era il Covid, qua a me non lo vedevi neanche per finta.
Duncan aveva dei grossi problemi, non aveva giocato prima dello stop e quindi anche lui, che è stato importantissimo nel finale di stagione per la Fiorentina, non l'avresti probabilmente visto per altre due o tre partite che ti potevano costare caro. Non lo so, io credo che forse 5 era il voto più giusto. Gli altri? Antonioni senza voto. Iachini 6 e mezzo. Iachini è giusto. Iachini è molto giusto, perché di fatto gli era stato chiesto di salvare la Fiorentina e ci è riuscito agilmente. Peraltro io lo sottolineo il dato che la Fiorentina è la miglior difesa del campionato dopo il Covid, magari domani perde 6-0, però di fatto ad oggi è così. Antonioni senza voto io non sono d'accordo, perché di fatto è comunque lui c'è, e di fatto è l'occhio sia di Pradè che di Barone. Ascolta, e quindi ha una complicità. E quindi ha una complicità. Se facciamo la media voto tra Barone e Pradè, 6,5 più 5 farebbe 11,5, fai la divisione. Va bene, ma una valutazione lo facciamo su quello che si percepisce. Gli altri, bene o male, li vedi cosa fanno. Sinceramente di Antonioni. No. Di Antonioni però io mi ricordo la cena prima dell'avvento di Iachini, dove lui disse: ragazzi, a cena con un Viola Club, ed è un video fatto amatorialmente con un cellulare, però è eloquente, per 6 mesi non sarebbe venuto nessuno. Quindi di fatto la riconferma di Iachini è un suo essere scavalcato. E sempre rimanere ad abbassare la testa e dire sempre sì, non bene. Cioè vuol dire che comunque c'è qualcosa che in società non torna. E quindi quando noi ragioniamo e analizziamo, non perché vogliamo pontificare, ma perché semplicemente analizziamo la cronaca per aiutare anche i telespettatori a farsi un pensiero su quello che succede, se Commisso conferma Iachini, di fatto scavalca Pradè, che voleva posizionare De Rossi. L'aveva licenziato. Bene, scavalca Antonioni, perché ragazzi per 6 mesi... Però ragazzi per 6 mesi non sarebbe venuto nessuno, ringraziandolo, dagli una stretta di mano sicuramente, e scavalca Barone, che forse era quello che pendeva più su Juric. Mi viene da pensare questo, è un'ipotesi, lascio il commento ai tifosi che sono molto acuti, i nostri tifosi, grazie io, a Dio. E da quindi... quello che ho letto sembra che Commisso avesse diversi dossier davanti, non sappiamo quali, e che poi lui alla fine molto probabilmente, come si dice... poggio e buco fa pare, nel senso che ha preferito andare più verso una buca già tappata che non conti. Magari aprire un... Ha fatto anche due conti. Sì, sicuramente. E avrà fatto una telefonata a Ribéry. Io sui voti ho una teoria un po' diversa. Cioè mi sembra che siamo nella fase che il mezzo voto, cioè dare a Commisso un 7,5, dice, si parte quasi dall'8. La stessa cosa con Barone, quindi io propenderei più che il mezzo voto in più, il più, quindi 7 più, 6 più, Iachini 6 più, perché 6,5 mi sembra che si vada un pochino troppo. Per quanto mi riguarda. Cioè, la scuola era uno, quando non c'erano i colleghi, era quelli che non davi dal 5 al 6, bellissimo, dal 6 al 7, 6 meno meno, 5 più più della sufficienza. Il 18 all'università non mi sembrano voti, un 6,5 mi sembra quasi un voto. È vero, quando io prendevo 6,5 a scuola facevo festa, da tanto che era complicato e soddisfatto. Cioè, a me mi dà questa sensazione, per cui propenderei più per il più che il mezzo voto. Il professor Tossani, che di mestiere dà i voti? Innanzitutto concordi, cambi, smonti, no, correggi? Commisso mi sembra un voto generoso, perché ha fatto Commisso? Ha riacceso l'entusiasmo, ha fatto rimuovere, ripartire tutta la macchina della Fiorentina, ha riacceso tutti gli spot sulla Fiorentina che era caduta nel dimenticatoio. Li ha riaccesi perché c'è un presidente folcloristico, ma tecnicamente non ha prodotto nulla. Cioè, che ha prodotto? Ha preso una squadra che si è salvata all'ultima giornata e ne ha creata una e si è salvata 4 giornate alla fine. Tanta roba, alla fine. È ma non da 7,5. 7,5 secondo me è uno... Se ti ha fatto una rivoluzione, cioè, allora al Verona te lo dobbiamo da 10, ad Amico 7, gli dite, ma da 10, 11. Secondo me, Commisso, io credo gli si possa dare 6. Ecco, sta entrando Maldini e Paolo. No. Sempre Cesare. Daniel, sempre il figlio. Entra Daniel sempre Maldini e anche Brescianini a posto di... Tutto Perini. Brescianini a posto di Bennasse, centrocampista.
Vai Michi. Io ho commesso da andare a 6. Quanto? 6. Ha preso una squadra in determinate condizioni e per ora è sempre in quelle condizioni lì. Poi quegli altri... 6 e mezzo Barone. Barone non so cosa faccia. Cioè che ruolo ha Barone? Perché il direttore generale della società. Ma anche lui allora ha partecipato al niente, quindi anche a lui... Frade 5 e mezzo. Frade 5, perché comunque è vero che ha portato Liberi, ma non ha portato tutto il resto. Cioè tutto quello che manca da intorno a Liberi. Antonioni senza voto, perché non fa nulla purtroppo. Non per colpa sua. Basta anche questa protezione. Iachini! Non per colpa sua. Certo, fammi sentire finire Michele, poi attacchi. Iachini credo gli si possa dare anche 7, perché comunque gli è stato chiesto di salvare la squadra e lui l'ha salvato. Per quanto riguarda la media punti, eccetera, io ricordo la famosa canzone dove c'era quella signora che vedeva le cose brillare e le scambiava tutte per oro. Cioè, quello è stato fatto durante il Covid, i Pioli, gli Iachini, per carità, tanto di cappello. Vediamo se riprende il campionato, se fanno le stesse cose. Perché buonismo? Perché c'è sempre una estrema protezione, quasi come Antonioni dovesse aver bisogno di una spalla mediatica sempre. No, poverino, non gli fanno fare niente. Ma perché? Che gli fanno fare? Ho capito, però anche su questo io non sono d'accordo, perché è lui che secondo me dovrebbe... Mi dici qual è il ruolo? Sì, ma lui va lì e gli dice io voglio fare il mercato. Ieri sera infatti è stata fatta questa domanda, qual è il suo ruolo all'interno della società? Nessuno, è un ruolo di rappresentanza. È quello che volevano far fare a Totti, e Totti ha detto no, io non fare il ruolo di rappresentanza e esco. Però... E lui gli hanno detto, evidentemente lui avrà detto... Io vorrei fare questo, sono in grado di fare il mercato, e loro hanno detto no. A quel punto lui o esce o rimane, si vede, lui gli va bene così. Cioè, anche questo. Però non è che lui si può imporre e dire arrivo io, fatemi fare il mercato. No, lui lo può dire, però se non lo fanno fare. Io dico che questa protezione mediatica sempre intorno, per ora della stampa anche per Commisso, perché sfido chiunque a leggere i giornali a dire che hanno attaccato Commisso per quello che ha detto e non ha fatto. Perché ancora non è stato fatto. No. Anche questa sempre protezione per Antonioni non ha bisogno. Antonioni a Firenze fa e dice quello che vuole e sarà protetto dai tifosi. Non ha bisogno della stampa. Quindi io sono contro questo finto buonismo, perché Antonioni non gli fanno fare niente. Capito? Ma non è come, tra virgolette, il bambino che ha un problema gli si dà una carezza e un bacio sulla fronte. È bene che faccia. Lui è lì, viene pagato per svolgere il suo lavoro, che è andare a vedere i giocatori, consigliare Pradè, consigliare Barone, essere un braccio armato della società, fare un ruolo di rappresentanza, che parli alla stampa, che parli dopo le partite, abbiamo un torto arbitrale, che vada Giancarlo Antonioni. Ma non può andare di sua iniziativa. Lui una carica ce l'ha, se si prende una briga di dire vado io a parlare in stampa, pensate qualcuno davvero gli dica no, lei Antonioni non parla perché non... No. Qualcuno della società molto sì. Molto probabilmente se lo fa poi ci saranno conseguenze. Glielo dicono. Perché allora c'è sempre una gerarchia nei club. Chi comanda e chi caccia i soldi. Chi caccia i soldi decide chi fa cosa, chi non fa cosa, chi fa questo e chi fa quell'altro. Se lui allora non va a parlare alla stampa, non può andare chiunque. E allora cioè, non è che se io vado... ci sono delle persone delegate. Ragazzi, come mai va sempre Tare della Lazio a fare le interviste pre-partita? O Paratici della Juve? Non ce n'è altri. Potrebbe andare Peruzzi, ma Lotito ha detto. Lazio ha deciso che parla solo Tare o Lotito. L'Inter ha deciso che parla solo Marotta, perché cavolo era tecnica. Se domattina si alza Antonioni e dice faccio una conferenza stampa sopra una cassetta della frutta in piazza Savonarola, stanno tutti lì. Sì, ma forse lo buttano fuori. Però io dico, anche su questo, allora abbassiamo il voto a Commisso, perché Antonioni è Firenze, Antonioni è la Fiorentina, che gli faccia fare un ruolo allora veramente di rilievo, altrimenti leviamolo. Perché si sta bruciando il nome alla bandiera della Fiorentina. No, quindi, vabbè, il nome non vabbè, allora teniamolo come soprammobile. Su questo sono abbastanza d'accordo. Non so se viene bruciato. Cioè, io in questo momento voglio portare sminuire effettivamente lo sminuire, tutto quello sì, però... voglio portare per esempio l'esempio del Milan. Prima c'era Boban Maldini. Andato via Bob, c'è Maldini, Massara. Sì, ma Maldini, è il direttore dell'area tecnica. Antonioni è il direttore di nulla. Sfiduciato. Ti sto dicendo. E poi ora sta parlando Massara.
sta parlando Massara, che è, diciamo, il braccio destro di Maldini. Sì, ragazzo di bottega, nel senso che fa lui. Quindi potrebbe essere Antognoni, è uguale, fa lo stesso ruolo di Massara, più o meno. Massara fa il mercato, Antognoni non lo fa. Al massimo dice potrebbe farlo, ma lo fanno fare sulla base delle indicazioni che gli vengono date da altri, mi immagino. No, Massara fa il mercato, fa lo scouting, perché ce n'è diverse fanno il mercato, perché a Moncada per quanto riguarda... Sì, ma lui fa il mercato, la società, come se dice, il budget è questo, per ora seguiamo te, prendi me e compra, e compra. Antognoni non gli fanno fare questo. Ecco, un nome Antognoni al massimo guarda due giocatori, dice sono buoni, e poi Pradè dice sì, ora guardo io se vanno presi o non vanno presi. E allora io sono contro questa politica, posso dirlo? Della società. Certamente. Perché un uomo come Antognoni è inaccettabile che venga, allora io mi rifaccio ai ragionamenti vostri che ritengo giusti, è inaccettabile che venga trattato così. Sì, ma la mossa di Antognoni è stata una mossa politica. Quando è arrivato qui, commisso, e ha fatto. Ha detto Chiesa non si vende, Antognoni che tutti da anni dicevano Della Valle l'ha cacciato fuori e la bandiera deve stare in società, l'ha detto lo ingaggio e lo prendo, l'ha preso dalla federazione e l'ha messo in società. Ma deve avere un ruolo, altrimenti è inutile. Altrimenti è inutile. A cosa serve? Cioè, allora, dipende da lui, se gli sta bene. Tifosi, meglio tenere Antognoni che non faccia niente o meglio che esca dalla società? Giancarlo può rimanere in società tutta la vita, indipendentemente dal ruolo. Bah. Tutti i tifosi dicono non c'è da votare, ma il voto sempre al massimo. Siamo diventati la tifoseria del sì signore, va bene ogni cosa. C'è la pubblicità. Vabbè, sì, signore? Va bene ogni cosa. Bravo. Mita, Made in Italy Tuscany Academy. Il primo istituto tecnico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. Mita, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Grazie al Ministero dell'Istruzione e Regione Toscana Giovani Sì. Hai oggetti che non usi più? Puoi cambiarli e dare a quelli usati una nuova casa. Portali al mercatino. Esponi gratuitamente i tuoi oggetti ricavando dal 50 al 70% e riceverai i tuoi soldi subito. Con un click o una telefonata puoi prenotare una valutazione gratuita a domicilio e richiedere il servizio di trasporto. Mercatino è il modo intelligente di guadagnare, acquistare e sostenere l'ambiente. Riutilizza. Vieni nel posto giusto. Caffè Pasticceria La Repubblica a Prato, classico punto di ritrovo per colazioni e paste notturne, un posto unico dove i dolci diventano opere d'arte. Caffè Pasticceria La Repubblica, una sosta imperdibile a qualsiasi ora, con prodotti freschi appena sfornati e sempre all'altezza del palato più esigente. E se sei un amante della vita notturna, dopo una serata in discoteca, vuoi fare un piccolo spuntino? Il Caffè Pasticceria La Repubblica è il posto giusto per te. Ci trovi in Viale della Repubblica 156 a Prato. Signore Nato? Sì? La sua macchina è pronta. Oh, bene, non vedo l'ora di essere tamponato un'altra volta. Queste sono le sue chiavi. In macchina c'è un regalino per te. Oh, Carucci, grazie, grazie. No, qui c'è un equivoco, qui c'è un equivoco. Carrozzeria Galcianese, una carrozzeria diversa dalle altre. La Dispensa. Formaggi, prodotti caseari e olio creati con passione. In un contesto agricolo sulle colline del Montalbano in via Giugnano 83 a Lamporecchio. Nell'azienda agricola di Stefano Spinelli. Composta da stalla, caseificio, frantoio, negozio, ristorante e bed and breakfast. Da noi, vista la brevissima distanza in cui tutto questo si sviluppa, la linea dei formaggi e dei prodotti caseari è chiamata Dupassi. Dalla tipica espressione locale che indica estrema vicinanza.
Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. Outlet Grandi Firme, trovi le migliori marche che ami a prezzi scontatissimi tutto l'anno. Tantissimi capi di abbigliamento e accessori moda tra cui scegliere. All'Outlet Grandi Firme trovi abiti da cerimonia e per tutte le tue occasioni speciali. Ci puoi trovare in via Gioberti 62 Rosso a Firenze. Vi aspettiamo! Situazione partite. Allora, 2-0 dell'Inter a Bergamo, un Atalanta irriconoscibile, sì. Stasera l'Inter sulle sue consuete curve, una Juventus non irriconoscibile di più, ma probabilmente non è la Juventus che gioca. Tra l'altro è uscito anche Szczęsny ed è entrato l'ex Viareggio Pinsoglio, vicino al gol del 4-0 il Milan con Bonaventura sul Cagliari. Napoli vince sempre 2-1. Napoli vince sempre 2-1 e Gennaro Gattuso chiude bene anche lui. Gattuso lo premiate, lo promuovete? Direi sì. Ha vinto anche un trofeo. Ha vinto un trofeo. Comunque ha fatto bene, ha ridato dignità alla squadra, gli ha ridato determinati concetti. Napoli non aveva un allenatore, ora ce l'ha. Non solo, ha riunito uno spogliatoio che era allo sbando, Mertens che era sul piede di guerra dei sette, dei magnifici sette che erano andati in società, sì, per il rinnovo contrattuale, alla fine rimarrà miglior giocatore, la ribellione, miglior marcatore della storia in Napoli, ai gloriosi tempi, uguale, insomma, ai gloriosi tempi della mia giovinezza, la famosa lettera scritta contro Ottavio Bianchi, il giorno dopo erano stati cacciati tutti e era rimasto Ottavio Bianchi. E dire le memorie... Le memorie di Michele Garella, tutti fatti fuori, rimaste solo Pino, fuori, l'allenatore della Juve lo promuovi o lo bocci? A oggi. L'allenatore che vince? A oggi. No, io gli darei una insufficienza. Cioè, nei tuoi voti 6 più, 5, 3 quarti, 7 meno meno? No. Cioè, io faccio il conteggio di questo. I giocatori che aveva, li ha valorizzati o li ha deprezzati? Secondo me li ha valorizzati. Ha valorizzato i giocatori che aveva? Dybala lo volevano dare più disperato, faceva il terzino con Allegri. Douglas Costa era considerato su questo, hai ragione. Douglas Costa, al di là dei problemi fisici, non gioca per problemi fisici, lui l'ha sempre fatto giocare. Non gli darei la sufficienza. Rabiot, quando è arrivato, lo consideravano un ex giocatore, invece se nel Covid è stato uno dei più positivi. Io sinceramente non lo so, non lo percepisco come un allenatore che... Ma chi avrebbe svalutato? Ronaldo ha fatto il gol l'anno scorso, ne ha fatti 10 di meno. Ne ha fatti 12 sul rigore. Sì, ma l'anno scorso ne ha fatti 10 di meno. È vero che i rigori vanno fatti. E tu ne sai qualcosa, visto che Ibrahimovic Io ho la percezione che secondo me non sarebbe da sufficienza. Una percezione Conte? Mia. Conte? Conte, sì. Al di là, Però mi devi spiegare qual è il concetto, perché per uno che arriva primo no, e per uno che arriva secondo sì. Perché devi vedere anche il tipo di, cioè, che giocatori c'hai. Cioè, mi risulterebbe difficile a una squadra come la Juventus che non lotta per vincere il campionato. Tu dici, una squadra come la Juve non ha bisogno di allenatori. Può sì, non aver bisogno di allenatori. Un po' la teoria di cioè, con Pioli vincerebbe il campionato? Con Iachini e Pioli la Juve vincerebbe il campionato. Ma io penso che nella Juventus bastano allenatori che non facciano dei danni e sono in grado. Questa è gente che è in grado di giocare. Ci vuole un gestore più che un allenatore. Un CT. Ci vuole un gestore in una squadra come con i campioni che ha la Juventus. Con l'Inter, come fai a dire che Conte. Cioè, con la vittoria di stasera arriva secondo. No, è chiaro, se fosse arrivato quarto
è un punto di differenza, 1-2, no? Vince l'UEFA League, se non vince l'UEFA League, zero titoli. Se poi chiaramente lo metti, però zero titoli. Se la vince, tanto sei arrivato, sei arrivato secondo nel campionato. 12 milioni all'anno, viva Dio! Ma non è... Non va, non va, questi conti Inzaghi, dice che non si fanno. Inzaghi? 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 Simone Filippo bene. Si è sciupato con il Covid, con, però sì, non so se sia stato lui, se siano stati i preparatori che hanno fatto. Quindi anche Inzaghi è da promuovere perché ha fatto sicuramente un campionato migliore dello scorso anno. Si è qualificato in Champions, l'anno scorso no. Quindi e Gasperini ha mantenuto e ha fatto il suo, perché è già il terzo anno che si diciamo mantiene nella stessa situazione, quindi assolutamente, siccome è difficile ripetersi, specialmente allenatore dell'Atalanta, quindi da promuovere. Ecco, fra i quattro Sarri sicuramente è quello che ha fatto meno, anche se ha vinto lo scudetto. Ecco, vedi quello che sta capitando ora a Bergamo. Sono tre minuti che l'Inter sta cercando di fare una sostituzione e tra Stellini, e, che è il secondo di Conte, Conte e quelli che sono in campo non si sono riusciti a capirsi in tempi brevi, tanto che Conte si è incazzato come una iena, A, chi deve entrare, B, chi deve uscire. Ghebiraghi diceva una cosa, io entro al posto di D'Ambrosio, no. Stava uscendo Young, no, alla fine è uscito Bastoni, il quale però non era stato informato che doveva uscire. Ecco, questa è capito, Pino, sì. Perché poi a un certo punto... Oddio, è vero che anche l'attuale allenatore della Juventus aveva fatto una figura cascina quando era in Inghilterra, ecco. Perché voleva sostituire il portiere sì. Ha detto ma vai un po' a stendere che faccio quello che mi pare, resto dentro fino a che voglio. Cosa ridi? Era Kepa, portiere. Lui lì. Gli ha detto... Ma vengo più tardi. Vengo più tardi perché ho voglia di fare più tardi. No, ma questo fa capire anche lo spessore di Sarri per uno spogliatoio con grandi campioni. Allora, però. È entrato Duarte. Prova a fare. Entrato? Duarte. Che... Duarte. Sì, è uscito Chiaer. Prova a fare rotto. una canata. Ma non l'abbiano proposto anche la Fiorentina. Duarte? Già che scesi non. Hanno proposto Rodriguez. Sì. Non Teo Hernandez, è Rodriguez. Ah, certo. Andiamo un altro. Lo svizzero sarebbe contento Isla. Vai, provi a fare. No, dico, se qualche altro giocatore di quel calibro, che comunque un campione. Quale calibro? Kepa, Ronaldo, chi ti pare, facesse una canata del genere a Conte, ma anche a Mancini o anche, guarda, ti dirò, anche a Claudio Ranieri, sarebbe stato uguale? Allora, probabilmente Claudio Ranieri lo pelava vivo, ma negli spogliatoi. Sicuramente. Probabilmente Mancini non faceva nulla, dubito fortemente che avrebbe fatto qualche cosa, sicuramente Conte andava in campo e lo scuoiava, per me. Anche perché Mancini era il primo che lo faceva. C'è un elenco... Mancini, mi ricordo l'episodio nella tournée americana del Manchester City, quando Balotelli dopo 4 minuti di gioco fece una veronica davanti al portiere e lo sostituì, ci fu la polemica, ma Balotelli ebbe dei problemi poi, Sì, poi... Pino, cosa hai cercato? No, stavo... una conferma. Ce l'hai. Stasera? Pacchetà. È entrato Maldini, è entrato Brescianini, è entrato... È in panchina. In panchina. Ecco, e ovviamente è in panchina e deve andare alla Fiorentina, no? Lo preserva per il mercato. Lo preserva per la Fiorentina, no? Per farti capire che... Ma esonerate Pioli. Pacchetà a Milano. I più forti di tutti non l'hanno fatto giocare. Lo preserva per la Fiorentina. Strano. Vai Greta, vai. Aveva paura che si infortunasse, quindi... Certo. Vai Greta. Antonioni si è messo da parte, vuol dire che non è all'altezza del ruolo che ricopre, quindi un messaggio completamente opposto rispetto a quello arrivato prima. Antonioni sa fare solo il calciatore e non il dirigente, questi sono i commenti dei tifosi. In più vi chiedono cosa ne pensate, ne avete già un po' parlato, però del ruolo di Conte, cioè vi piace come allenatore? Nonostante che l'Inter sia arrivato secondo. No, a me Conte non dispiace, a me Conte piace, c'ha dei limiti caratteriali, questo è un bel problema, soprattutto a determinati livelli, deve dimostrare di poter praticare un gioco efficace in Europa, perché ad oggi il tipo di calcio che propone lui, in questo momento storico, non in senso assoluto, perché non esistono cose assolute nel calcio,
in questo momento storico fa fatica ad imporsi in Europa. Però, come ha detto Pino prima giustamente, guardiamo i giocatori all'Inter quando sono arrivati e guardiamo i giocatori dell'Inter ora. Lukaku non è migliorato? Sì, è migliorato. I giocatori sono arrivati, l'unico che non si è integrato e che è peggiorato quindi rispetto alle aspettative è stato Godin. Ma per quanto riguarda gli altri... Sanchez, 3-0 Inter. Credo sia fuori giochissimo, se ho visto bene la velocità normale. Io credo che Conte abbia fatto degli ottimi risultati e quindi un campionato positivo. Ora bisogna vedere poi come verrà fatto questo mercato e soprattutto chi lo fa questo mercato. Perché la cosa non si capisce mai dell'Inter è chi vuole chi e chi vuole mandare via chi. Chi vuole chi e chi vuole mandare via chi. Perché io ripeto... Allora, l'Inter ha già comprato Hakimi. No. Okay. Però io, siccome non ho contatti, non ho più contatti diretti con il buon Antonio, purtroppo, Conte. Ah. Quando vado a leggere i giornali ad agosto, dico Conte ha pulito lo spogliatoio, ha voluto via le mille marce, diciamo così, quindi via Perisic, che non va bene per la tattica, via Nainggolan perché non si dà. Poi a gennaio lo stesso giornale dice no, ma gli hanno venduto i Hardy, Nainggolan, cose che lui voleva. Allora, li voleva o non li voleva? Cioè, si capisce, cioè, nell'Inter non si capisce mai chi ha voluto il giocatore X e chi ha voluto cedere il giocatore Y. Questo è il problema di quella società, è sempre stato questo il problema di quella società. Tra l'altro credo che rientrerà tra i partenti anche Brozovic, perché credo che la società, in questo caso Marotta, sia abbastanza stufa delle sue intemperanze, dell'ultima, quella del pronto soccorso di ieri, dove ha urlato come un matto. Brozovic, infatti Tonali andrà a prendere il suo posto. Il problema è che leggevo sui social, perché anche lì ovviamente è una grande tifoseria, grande piazza, grande società, milioni di voci, dice che Conte vuole far fuori Skriniar. E tutti hanno detto, ma come difensore più forte? Allora, ma Conte lo va dato via per Bilà? Cioè, l'unica cosa positiva è che Conte di solito, quando le cose iniziano ad andare male, dice chi ha fatto, messo che sia vero o no, comunque lui è un altro che va in conferenza e non dice sì, no, dice no, ma hanno venduto Tizio, Hayes e Pronto. Chi si è fatto male nella Juve? Chi è che c'è giù? Ecco, vedi perché non si è rischiato Cristiano Ronaldo. Intanto, vabbè, chi si è fatto male della Juve lo vedremo. Non vorrei aver visto male, ma lo sai che potrebbe essere Demiral? Un'altra volta. Eccoci. Se non ho visto male in una scarrellata dei nostri autorevoli colleghi. 2 minuti alla fine Juventus-Roma. Forse sarebbe, mi sbaglio. Sarebbe una sfiga esagerata. Forse mi sbaglio, ho visto la scarrellata, mi sembrava lui, però non ne sono così sicuro. Ora vediamo con... 2 minuti anche alla fine di Milan-Cagliari e 7 minuti invece alla fine di Atalanta-Inter, ma l'Inter è sempre davanti. Atalanta qui, che però, quindi qui chiude con l'attacco a 98 gol e perde dopo aver perso l'ultima partita contro la Spal in casa, insomma, ai tempi che furono. Tanto il Cagliari mi pare ufficiale, no? L'addio a Zenga, vero? Sì, sono durante le dichiarazioni di Giulini che ha fatto nel prepartita. Ufficialmente esonerato in trionfo. Anche Eusebio, fai la valigia a Tuban Sardegna. Vabbè. Di Francesco, Domani Spal Fiorentina ti aspetti di vedere cosa, se vuoi vedere qualche cosa. Ma sinceramente che credo sia una vuoi partita per pochi intimi, Bologna? Non solo... Come? Vuoi rivedere un'altra Bologna? Un'altra Fiorentina come contro il Bologna? Per l'atteggiamento spererei di sì. Comunque la Fiorentina non ha più niente da vincere né da perdere. Una Fiorentina spensierata, la spalla è già retrocessa. Sicuramente non vorrà sfigurare per l'ultima partita Marino in Serie A. Il prossimo allenatore della Spal. Sì, assolutamente sì. E la prima scelta era Iachini, ma con la permanenza di Iachini va Marino. Marino che fa i playoff con l'Empoli e poi va ad allenare la Spal. È vero. E quindi anche questo fa pensare. Comunque, detto questo, buon allenatore, ora guardiamo il crollo. Spererei in Iachini che facesse giocare chi non ha avuto tantissimo minutaggio in questa stagione. Proprio perlomeno li abbiamo visti. Esistono. Penso a Terzic che ha esordito, perché no Brancolini dal primo minuto in porta, perché no Agudelo, perché no Sottil. È una partita dove la Fiorentina di fatto non convoca neanche Ribéry, quindi insomma, poi sì, fai giocare Chiesa, fai giocare Cutrone, poi farai 5 cambi, nei 5 cambi piacerebbe vedere anche qualche altro giovane, perché no magari l'esordio in Serie A di Dallemura,
farà giocare i ragazzi. Cioè domani veramente nessuno. Cioè tutti gli altri sì, titolari. Gli sì, altri titolari. Sì, no, farei giocare Cutrone e Chiesa perché ovviamente sì. E Vlahovic lo farei comunque avere un bello scampolo di partita, poi tutto il resto vacanza. Insomma. Michi anche? Michele? Ma guarda, io... Lo stai studiando? No, stavo guardando un po' le opzioni. Io domani mi aspetto che la squadra faccia una bella scampagnata. Non so se c'è ancora la mostra dell'Ariosto a Ferrara, comunque una scampagna, un pranzo, la salama da sugo, un picnic, insomma una cosa, una scampagnata amichevole, magari potevano portare, ah no perché c'è la bolla, ma insomma si poteva portare se no anche i familiari eccetera. Si faccia una amichevole al Piccolo Trotto, anche che si gioca alle 6, cioè alle 5, caldo, alle 5, finita che nessuno caldo. Si faccia male, l'importante è quello, soprattutto quelli che devono essere venduti, perché sennò non si riesce a raccattare il denaro per la campagna acquisti. E poi soprattutto vorrei vedere Agudelo da mezzala. Vorresti vedere Agudelo? Dall'inizio magari. Pino, è finita Milan-Cagliari, è finito l'anno del Milan. Bilanci, voti, pareri. Gazzidis? Bisognerebbe vederlo. Gazzidis? Michele ti fa le domande. Bisognerebbe tu vederlo nelle due sfaccettature. Gazzidis? Sei meno? 5 no, un quarto? Gazzidis se lo puoi vedere in tante sfaccettature. Gli puoi dare un valore negativo quando ha deciso sei meno meno. Che doveva fare un, più più. Una rivoluzione e quindi sfasciando la società e tutta una serie di cose. E gli puoi dare un voto positivo quando si è ravveduto e ha lasciato. Quindi gli darei a questo punto gli darei una sufficienza perché comunque... Sei meno? Sì. Sei più? No. 6,2? No, in questo caso... 6,5? No. In questo caso un 6 meno sei. Perché... 6 meno. Perché... Pioli? Beh, Pioli è da 12. 7. 7. No, è da 7. Maldini? Maldini e Boban? Maldini, mentre pre-Covid era anche un pochino prima del pre-Covid, era diciamo abbastanza insufficiente, diciamo che era sul 6 meno, beh, con se mettiamo, andiamo a vedere, ha portato Theo Hernandez, Bennas, c'è tutta una serie di giocatori che hanno continuato, hanno Castiglieco, Ibrahimovic e quindi assolutamente da un 6,5. Strano modo di democristianese. Il fondo Elliott? Fondo Elliott? Fondo Elliott non per me. Fondo Elliott sì, per ora caccia i soldi senza battere il ciglio, per cui quali? Ma gli rivorrà quali però? Soldi? Bene, rivolerà. Tanto venda, no? La Cirielle voce. Libro hanno preso a zero. Cirielle voce un'altra volta del gruppo di Louis Vuitton. Elliott, i soldi che ha messo, finora siamo sui 600-650 milioni. Lo vuole vendere a oltre un miliardo, per cui penso che in tre anni. Sarà dura, non è dura. Sono cifre da Premier League. Non male. Non è duro il brand del Milan, anche se è sceso del 35%. Il brand sicuramente, però in Italia se fanno con non lo si fattura come. Ma la vera domanda è, ma sabato prossimo che si fa? No, è questa, la vera domanda che si interroga. Sarei al mare. Siamo un po' al mare. Vabbè, io vado in mare, però si fa nulla? Vabbè, io i telespettatori andranno in depressione, immagino, catatonica. No? Non possiamo credo. Mandare delle repliche. Io so che c'è gente che sta stappando, dice. Non è possibile. Ma in realtà Luciano da Empoli, poi Tiziano e tutti hanno scritto che mancheremo molto in questo mese. Bugiardi. E ci hanno chiesto perché non fate anche tutto a ecco, agosto. Dottor Micheletti, perché lei non rinuncia alle ferie io per ci a lavorare? Io ci sono, domanda, se Giovanni, magari anche l'amico Polina, sì, qualcuno. Ecco, anche Giovanni per fare l'Europea, Inter Getafe, noi siamo qui. Sì. Ragazzi, fate i bravi. Tutto l'affetto che vi posso portare, ma stiamo veramente raschiando. Oggi non è l'ultimo giorno di scuola. Oggi siamo già a una settimana dopo l'ultimo giorno finisce di scuola. La carriera di Gianluca Rocchi, visibilmente commosso allo Juventus Stadium dopo 263
partite il fischietto di Firenze. Sì, tradotto in anno, in anni, quanti anni saranno stati? Di molto. Una decina. Ora non ricordo con esattezza, comunque. Quante partite fischia un arbitro di media all'anno? 20, parlo di campionato. 22, 23. Se quindi sei un arbitro di 10 anni, parliamo di 10 anni e più. Siamo nell'ordine dei 12 anni, secondo me. 12 anni a una cinquantina e più di milioni di mila euro all'anno. Ma cosa te ne frega? Bisogna fare anche questi conti. So, mi viene in mente Maurizio Mosca quando lo punzecchiavo, diceva: te intanto non paghi le tasse. Lui ha debuttato nel 2004. 2004. 16 anni. 16 anni. 16 maggio del 2004. 16 anni. Vabbè, quindi 2004 non conta perché ha fatto l'esordio. 2005. 15 anni. Sono 15 anni, una bellissima carriera e si gioca ancora. Chiedono ormai Rocchi ha finito nel suo stadio. Al massimo livello. Chi? Rocchi ha finito nel suo stadio. Rocchi ha finito che il suo stadio. Che cattiveria! Mamma mia, che cattiveria! Si hanno finito la carriera nel suo stadio. Vorrei sapere allora qual è lo stadio di Mazzoleni, perché insomma quando è al bar con la Fiorentina ne conviene tutte cotte di ammazza mudo. Tutti Mazzoleni, quindi. Mazzoleni ha l'unico stadio che ha è il suo negozio di antiquariato. Vabbè, ora però indipendentemente da tutto, Rocchi per la sezione di Firenze comunque è stato un arbitro molto importante. Ed è un peccato che venga perso, eh. Eh sì, anche perché se i sostituti sono Chiffi, Pairetto... No, è un peccato che venga perso, perché lui, calato nella realtà gestionale del mondo arbitri, farebbe molto, ma molto meglio di quelli che ci sono. Sì, senza chissà. Però probabilmente sono posizioni... non frequenti i salotti buoni. Ecco, appunto. Non frequenti i salotti buoni, speriamo di sì. Michi, voto ad Agnelli? Chi? Agnelli direi comunque 7, ha avuto coraggio, ha scelto la squadra rispetto all'allenatore, perché l'allenatore Allegri sarebbe rimasto con un repulisti di 5-6 elementi, Agnelli ha detto no, vai via te, quindi ha accettato l'arrivo di Sarri, ha accettato questa scommessa, per ora i risultati li ha avuti, ora vedremo in Coppa dei Campioni. Comunque la Juve vince il nono, insomma, guardiamo dove l'aveva presa Agnelli e dove è ora, è una delle squadre fattura di più in Europa, anche se non fattura a livello di altre grandissime, e questo è un passo che devono fare per cercare di stare sempre più ai vertici della Champions, ma ha trasformato il campionato italiano nel campionato scozzese. Voto a Paratici? Paratici un voto più basso, perché non è riuscito a fare mercato, non ha fatto il mercato adatto all'allenatore che si è portato in casa, non è riuscito a fare mercato, non sono tutte colpe sue, perché ha ereditato una situazione pregressa. La domanda è come mai la Juve nella programmazione non abbia comunque tenuto conto, si è vissuta stagione per stagione, in alcune situazioni si sia ritrovata con tanti giocatori sui 30 anni o anche più, con contratti faraonici che non sono usabili negli scambi. Voto con altre Sarri. Società. Sarri direi 7, comunque entrava in una situazione nuova, particolare per lui, si pensava generoso, che sarebbe entrato come un elefante in una cristalleria, avrebbe fatto dichiarazioni sconsiderate, avrebbe messo nei guai la società. Io qualche atteggiamento poco mediatico ha continuato ad avere. Quello di sicuro. 41 gol subiti è tantissimo. Quello di sicuro ha subito tanti gol, però ha trovato un campionato più difficile. Francamente non ha avuto grandi... Però di negativo rispetto... E ha rivalutato diversi giocatori. Rispetto ad Agnelli, ricordare a tutti che Agnelli è anche quello che ha scelto Paratici al posto di Marotta. Io ma era già in casa però. Lo vedo come una scelta sbagliata. Era già in casa comunque. Marotta però voleva andare via, voleva arrivarsi su un'altra realtà. Comunque Paratici era già in casa, alcuni dicono che sia stato Paratici e non Marotta a portare Ronaldo e che comunque sia... Finita Bergamo! C'è stata comunque una continuità aziendale che a quel livello è fondamentale. Se posso dire una cosa che non mi è piaciuta ad Agnelli, si diceva anche prima, però e lo so che il calcio funziona così, quindi la capisco benissimo, che ha cacciato direttore sportivo e allenatore... che con l'Under 23 avevano fatto bene per chiamare il cocco di casa, però funziona così nel calcio, non solo nel calcio purtroppo. Esatto, l'Atalanta che si ferma a 98 gol realizzati, quindi non batte il record fatto da Milan, Juventus, Inter nella stagione 50-51 in Serie A, e che si ferma a 43 punti nel girone di ritorno, sarebbero stati i primatisti virtuali, interrompe la striscia che tra vittorie, pareggi non perdevano insomma dalla partita in casa con la Spal. Antonio Conte ha fatto i complimenti a Gasperini lasciando il campo. Riepilogo dei risultati di oggi che andiamo a chiudere perché siamo ritornati improvvisamente
magari ne parleremo domani sera. Siamo ritornati improvvisamente agli orari dei Santi Vecchi. Brescia, Sampdoria 1-1, a Bergamo, Inter, Atalanta 2-0, a Torino. Questo chi è? Ah no. Sì, a Torino, Roma, Juventus 3-1, Milan, Cagliari 3-0, Napoli, Lazio 3-1. Con Scaramuccia finale. Parecchio. Ah, ma è di questa, allora sì, l'ho sì, visto sì, bene. Sì, 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 sì. Con Calvarese, direttore sì, di gara. Chi se ne frega dell'arbitro? Intendevo dire con Elmas, che è un altro di quelli che ha studiato sicuramente a Eton, e a e quell'altro è chi è della Lazio? Ma sarà qualcun altro. L'ultima partita. Un'amichevole di fine campionato. Vecchie ruggi. Forse mi viene in mente il gol di Mertens. Pari loro, non ce ne frega assolutamente niente. Ciao, grazie. Gabriele Calderon, labaroviola.com a settembre. A voi tutti, buone vacanze. Buone vacanze e buon lavoro. Spera. Pino Calò, ciao, grazie a settembre. Il Milan parte con i favori del pronostico per l'Europa l'anno prossimo. Aspetta. Vediamo chi ci portano. Professor Michele Tossani, lagabbiadeorico.com, Michi, grazie di tutto. Grazie a voi per la pazienza. Ci rivediamo a settembre. Siamo pronti. Greta Beccaglia, ci vediamo domani sera? Sì, ci vediamo domani. E domani sera doppio happy end, prima alle 17:30 per la Fiorentina, poi alle 20:45 per stabilire chi sarà l'ultima retrocessa, ma per fare un pochino il riassunto generale di tutta questa stagione. Grazie Leo, grazie Simone, grazie Giovanni Testa, a domani. Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa nel rispetto della privacy gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese.